Grazie, Nello. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. E con piacere ho accettato l'invito a moderare questo incontro perché, insomma, come avete sentito dall'introduzione di Nello, è un tema chiaramente molto attuale, molto importante, lo è sempre. Lo è a maggior ragione in questo momento in cui, come sappiamo, insomma, il tema delle competenze digitali, della necessità di avere competenze digitali adeguate, è esploso in tutta la sua urgenza nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni quasi ormai, e insomma anche recenti rapporti presentati come il DESI, che è uscito proprio di recente, ci ricordano che su questo tema siamo molto indietro in generale e in particolare oggi vedremo come il tema appunto del divario di genere può impattare ulteriormente su questo aspetto e quali iniziative possono essere attivate, insomma, per in qualche maniera porvi rimedio e cercare di affrontarlo, direi proprio sul lungo periodo soprattutto. Allora, scusate. Allora, dunque, approfitto per ricordarvi di nuovo, perdonatemi, le tempistiche di oggi. Allora, abbiamo una prima parte di evento che durerà circa un'ora, è la parte che inizierà a breve e che vedrà gli interventi l'introduzione appunto dei coordinatori, degli assi di intervento della Strategia Nazionale Competenze Digitali e l'intervento di istituzioni ed esperti. Abbiamo circa un'oretta, quindi diciamo il mio compito anche ingrato, come al solito, è di ricordare anche i tempi, insomma, ai relatori. Quindi vi ricordo che avrete circa, per i relatori della prima parte, ci sono circa 10 minuti a testa di intervento per fare poi una sintesi di questo primo momento e passare al secondo panel della giornata. Prima di cominciare, abbiamo preparato un sondaggio che vorremmo lanciare e chiederei quindi alla regia di far vedere subito. Diciamo di lanciare subito questo sondaggio. La domanda che abbiamo impostato è proprio quali azioni per il superamento del divario digitale di genere. Quindi i vostri commenti e suggerimenti su questo tema, indicandole in due parole chiave. Si andrà poi a formare proprio una nuvola di queste parole chiave che vorrete segnalare, che vedremo insieme durante l'incontro. E sarà anche questo un ulteriore spunto di dibattito. Per partecipare potete accedere, come vedete, ci sono qui le informazioni, accedere alla pagina, al link www.menti.com inserendo questo codice che vedete nella scheda, che è appunto 88222415, oppure utilizzare il QR code o anche il link che adesso vi metteremo in chat. Quindi vi prego, prego insomma anche nella chat di inserire tutte le indicazioni per partecipare a questo sondaggio. Allora, passerei quindi subito, per non rubare tempo ulteriore ai relatori, alle persone che interverranno oggi, alla prima parte dell'incontro. Allora, iniziamo con due interventi appunto dei coordinatori degli assi della strategia nazionale che rappresentano in questo appuntamento il MUR, Ministero Università e Ricerca, e il Ministero dell'Istruzione. Iniziamo con Gabriella Papi del MUR e le do subito la parola per questa prima introduzione. Grazie mille, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti. È un piacere essere qua oggi pomeriggio a parlare di un tema così importante. Questo panel è stato coorganizzato con la collega professoressa Elisa Pintus del Ministero dell'Istruzione, con la quale è stato un piacere incontrarsi e iniziare a progettare delle azioni a vari livelli per migliorare questo problema, in Italia. Io attualmente sono professore ordinario all'Università degli Studi di Milano Bicocca e con molto piacere mi occupo di tematiche relative al miglioramento di competenze digitali in Italia, tramite questo incarico appunto che ho avuto dal Ministero dell'Università della Ricerca. Allora, parliamo oggi di divario di genere, che effettivamente è un problema, ma non è un problema recente, perché se andiamo a considerare le carriere universitarie e il livello di studentesse che si iscrivono alle discipline STEM nelle università, abbiamo dei dati che sono piuttosto sconfortanti. Ce ne rendiamo conto come docenti quando entriamo in aula e vediamo aule popolate da numerose presenze maschili e poche presenze femminili.
Questa situazione la vedremo con più precisione durante l'intervento delle colleghe Sagramora e Morana che lavorano al servizio statistico del Ministero dell'Università e della Ricerca e quindi ci riporteranno dati interessanti. Ho ragionato e indagato un po' sulle ragioni di questa situazione perché essendomi laureata negli anni Ottanta in informatica ed avendo fatto una carriera accademica in questo contesto tematico, vi devo dire che negli anni Ottanta la situazione non era così. Quando ho frequentato l'università eravamo alla pari, eravamo metà studentesse e metà studenti. La situazione poi è andata cambiando negli anni e ci sono una serie di ragioni che si possono analizzare, a cui si può attribuire questo cambiamento. La collega Paola Velardi, che è professore ordinario dell'Università La Sapienza, che abbiamo invitato oggi, ci parlerà di queste ragioni. Una motivazione, io credo, sia stata la nascita di percorsi formativi che sono improntati su il concetto di comunicazione, e quindi le ragazze si sono incanalate più volentieri verso questo tipo di percorsi. Non solo, c'è anche un discorso molto importante, secondo me, che è quello relativo alla comunicazione, cioè come l'opinione pubblica viene, se volete, non dico modellata, ma come viene formata sulla base dei messaggi che noi mandiamo. Ora, l'informatica, per esempio, parlo dell'informatica, ma anche altre discipline di scienze dure, vengono viste come discipline difficili, anche un po' aride, prive di creatività. Non è esattamente questa la situazione. E vi faccio un esempio che è molto interessante. Qui a Milano abbiamo lanciato un bachelor, un corso di studi triennale in intelligenza artificiale insieme all'Università di Milano e l'Università di Pavia, quindi non a Milano ma in Lombardia. È un corso condiviso da tre università che viene tenuto interamente in inglese e l'anno prossimo avvieremo anche un corso di studi magistrale. Ebbene, il numero di ragazze iscritte a questo corso triennale in intelligenza artificiale è pressoché in parità. Quindi questo vuol dire che, poiché si parla molto di intelligenza artificiale, permettetemi di dire a volte anche abbastanza impropriamente, però comunque c'è un grande movimento mediatico intorno a questa espressione. E poiché si parla anche di applicazioni interessanti, come per esempio le applicazioni al linguaggio, le ragazze immagino siano attratte da questo perché ci vedono probabilmente più creatività. Quindi un punto molto importante sul quale ritengo occorra lavorare è quello che è relativo alla comunicazione. Come vendiamo la preparazione, le competenze digitali in ambito, le competenze, scusate, in ambito di queste discipline STEM. Questo è un punto importante su cui bisogna riflettere e che dovrebbe essere sensibilizzato da azioni di miglioramento. Poi, da un punto di vista di azioni, in verità si è lavorato molto. Il lavoro principale è stato quello di attività di orientamento, quindi nelle università i corsi di studio a carattere STEM vanno nelle scuole superiori a presentare l'offerta formativa e le competenze che si andranno ad acquisire seguendo questi corsi. Questa cosa non è sufficiente, bisogna pensare ad azioni, ad altri tipi di azione. Con la professoressa Pintus abbiamo qualche idea. Assolutamente devono essere basate queste azioni su una collaborazione stretta tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, e noi lo faremo con molto entusiasmo e con molta gioia, devo dire, anche perché è bello lavorare insieme con la collega. E queste azioni che abbiamo in mente dovranno poi essere naturalmente applicate non a livello locale ma a livello nazionale, quindi se si promuoveranno delle azioni specifiche per fare lavorare le ragazze sul campo e far capire alle ragazze cosa voglia dire svolgere una professione di questo tipo, queste azioni dovranno essere applicate a tutte le regioni, perché tutte le ragazze giustamente possano trarre un vantaggio da questo tipo di situazione. Quindi la comunicazione è molto importante, ci sono azioni specifiche che abbiamo già iniziato a discutere, che si vorranno promuovere, quindi assolutamente sottolineo una sinergia importante tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Ricerca, il quale Ministero dell'Università della Ricerca è molto sensibile al discorso del divario di genere,
Lo dimostra anche recentemente in ottobre, appunto, alcune dichiarazioni che sono state fatte dal ministro che riguardano la tematica di come favorire le presenze femminili anche durante la carriera accademica, i fini della carriera accademica. Per finire, io vorrei dire questo: l'obiettivo è quello di non discutere più del divario di genere, l'obiettivo è quello di non discutere più di una diversità. L'obiettivo è quello di discutere di competenze professionali forti, eccellenti, che non debbano passare attraverso una considerazione del sesso. Se ci si presenta a fare un concorso, si viene valutati per le proprie competenze. Si studia, si viene valutati per le proprie competenze. Questo è l'obiettivo. Quindi l'obiettivo è quello di una sana normalità, a mio avviso. Ed è questo l'obiettivo che perseguiremo cercando di identificare, di promuovere delle azioni che permetteranno di andare in questa direzione. Io mi fermerei qui perché non voglio rubare troppo tempo alle colleghe che avranno cose molto interessanti da dire. Ripeto che è un piacere enorme quello di aver avuto questo incarico e di avere questo ruolo e quindi di poter contribuire a un miglioramento della situazione nel nostro paese, che quindi lo renda ancora più competitivo. Grazie. Grazie, grazie a lei. Allora, io passerei ad Elisa Pintus del Ministero dell'Istruzione, che appunto ci racconta, ci introdurrà anche dal loro punto di vista questa tematica, e poi passeremo invece agli interventi dei relatori, insomma, in questa prima sessione. Elisa Pintus, la vedo collegata, prego. Ci sono, semplicemente aspettavo di capire se avreste messo voi i lucidi che vi abbiamo inviato. Allora, chiedo alla No, regia. se così non è, lo faccio io, non è un problema. Comunque io inizio a parlare. Intanto grazie a Gabriella Pasi per le parole evidentemente di reciproca stima e di reciproco affetto. Diciamo che questa collaborazione nata da poco è un esempio di come si devono costruire meccanismi di definizione delle scelte e secondo me anche di condivisione laddove possibile delle scelte. Io all'interno del Ministero dell'Istruzione lavoro nell'ufficio di gabinetto e dico questo perché di fatto l'ufficio di gabinetto crea delle condizioni di regia sulle policy che il ministro definisce e che richiedono un fortissimo raccordo prima di tutto con la macchina amministrativa, quindi con l'interno del ministero, ma con l'approccio che utilizza anche Repubblica Digitale con tutti gli stakeholder. Il Ministero dell'Istruzione ha partecipato sin dall'inizio a questo progetto e ha investito con un approccio di tipo change management, cioè quello che si voleva fare era creare delle condizioni in cui tutto quello che si stava definendo all'interno di questo progetto diventasse un meccanismo da assorbire e patrimonializzare. Questione non banale perché ho imparato che soprattutto il livello di governo centrale, quindi i ministeri, che poi sono i soggetti che in un paese si occupano delle policy in prima istanza, non sempre riescono a creare queste condizioni, questo substrato. Abbiamo fatto ingaggio degli stakeholder interni, Clara Rec e Anna Brancaccio, che sono del Ministero dell'Istruzione, che vi presenteranno delle ipotesi sulle quali si sta lavorando, si stanno definendo dei processi di definizione delle policy in termini concreti, sono del Ministero ed è una scelta che noi abbiamo voluto fare in modo molto puntuale. I ministeri hanno dentro di sé, prima di tutto, molte competenze, molta capacità di fare e molta capacità di creare con responsabilità punti di vista originali e di tipo contingency. Quindi, noi crediamo fortemente in questo approccio. Passerei ho già letto il primo lucido, questa è come dire, la copertina, quindi passerei ecco, a quello successivo ancora. Noi partiamo, e questo è il cappello, diciamo, di quello che il Ministero dell'Istruzione sta facendo, con le linee programmatiche definite dal Ministro,
che sono un atto di presentazione, diciamo, il programma di governo che fa il ministro quando si insedia e che determinano la sensibilità ma anche la visione. La scuola è una priorità di politiche strategiche sia a lungo che a medio termine sia per l'immediato, quindi è fondamentale ormai nelle pubbliche amministrazioni. La pandemia, come si diceva nella presentazione, lo ha dimostrato, cercare di avere delle azioni di contrasto agli effetti di degenerazione che si possono creare immediati. E quindi l'attenzione che pone il ministro, che pone il ministero è a rimuovere la stagnazione che blocca lo sviluppo economico e sociale è anche, diciamo, quello che la pandemia ha evidenziato purtroppo in modo anche forse con una sorta di overstress, mettiamola così. L'impegno del ministro e del ministero è a rimuovere tutti gli ostacoli che si possono frapporre allo sviluppo della persona e alla consapevolezza, diciamo, dell'esercizio dei diritti della cittadinanza, oltre a eliminare le forme di discriminazione. Come diceva anche Gabriella Pasi, noi abbiamo fortemente voluto un workshop che avesse questa titolazione, con l'auspicio che non si debba parlare di differenze di genere, ma che si possano costruire meccanismi che sono equanimi quando si fanno delle politiche. Ancora, nelle linee programmatiche, se si può andare avanti, e citerei soltanto le titolazioni, c'è una fortissima attenzione al diritto allo studio, quindi un allineamento da parte del Ministero alle offerte formative, agli standard internazionali. La promozione della cultura matematica e scientifica e anche delle competenze digitali e linguistiche di studenti e docenti, quindi, come dire, un doppio registro che accomuna in questa sensibilità di visione delle policy gli studenti e i docenti, che dal mio punto di vista, essendo io un'aziendalista, sono entrambi core del Ministero dell'Istruzione. Noi siamo abituati a pensare che gli studenti siano il core e non sarebbe scandaloso se così non fosse. Però è il binomio che funziona, cioè la relazione biunivoca tra docenti e studenti. Un altro aspetto fondamentale, lo si vede anche negli altri workshop che Repubblica Digitale ha fatto, ma è evidente che il Ministero dell'Istruzione ha un ruolo di regia, è quello legato all'istruzione degli adulti e all'apprendimento permanente. Quindi l'accesso ad azioni di upskilling e reskilling è, non dico il tema, ma è uno dei temi cruciali, una delle sfide strategiche, così come la formazione permanente, come messa a sistema, è un altro ambito fondamentale. Altro aspetto, ecco, e diceva giustamente Gabriella Pasi, è quello della riforma del sistema di orientamento degli studenti, creando un meccanismo quanto più contiguo, quanto più sinergico con gli altri interlocutori, certamente in prima istanza il Ministero dell'Università e la Ricerca, ma in realtà tutti gli stakeholder. Uno dei grandi problemi dell'Italia è quello legato a come creare delle condizioni di orientamento. Ancora un altro tema che ho voluto sottolineare, le linee programmatiche sono evidentemente molto più ampie e articolate, è la riforma del sistema di orientamento degli studenti. Qualcuno evocava questo aspetto precedentemente. Certamente l'uscita dalla scuola secondaria di secondo grado è un tema fondamentale e diciamo la questione, la sfida fondamentale, se posso dirlo, è quella legata a un orientamento informativo nei contesti di diseguaglianza sociale, di deprivazione economica e culturale, di mancanza di cura educativa. Cioè, credo che il tema sia un tema così ampio che richiede quello che noi cerchiamo di utilizzare tutte le volte che costruiamo dei meccanismi di alleanza strategica, e cioè una governance multilivello. Vado al punto fondamentale e sarò brevissima in questa parte, ma era fondamentale introdurre con la complessità
dell'approccio agli interventi con una logica di visione del Ministero. Se possiamo andare oltre, ecco, il progetto istruzione del PNRR ha nei piani di investimento una linea, quella delle nuove competenze e dei nuovi linguaggi, possiamo andare ancora avanti, in cui l'intervento riguarda azioni per l'uguaglianza di genere e l'innovazione didattico-metodologica. Come obiettivo ha quello di garantire pari opportunità, uguaglianza di genere in termini didattici e di orientamento rispetto alle materie STEM, certamente, ma anche di educazione digitale e multilinguistica. Quindi, come potete comprendere, come diceva chi ha chiuso rispetto al workshop del 17 novembre, è un approccio di tipo olistico e secondo me è proprio questo, insieme a una governance multilivello, che aiuterà, io ne sono certa e sono ottimista, come lo è Gabriella Pasi, l'Italia, il nostro paese, ad andare oltre gli stereotipi, i pregiudizi e a essere capace di accogliere al meglio queste sfide. I risultati attesi target sono l'integrazione curriculare di attività interdisciplinari volte a rafforzare le tipologie di competenze che io ho appena citato e attenzione per tutti i cicli a partire dall'infanzia e garantendo pari opportunità alle studentesse. Quindi c'è una logica, come possiamo dire, di filiera che si interseca con quella della complessità del percorso di istruzione, quindi nella logica proprio dell'education, secondo l'approccio anglosassone, che è quella da quando il bambino inizia ad apprendere alla compiutezza del percorso di apprendimento. Il budget è di 1 miliardo e 100 milioni, quindi certamente c'è un investimento profondo ed è una linea di attenzione che dice di come il Ministero abbia accolto in sé questa vocazione e di come voglia incanalarla in senso virtuoso. Passerei la parola agli altri, ecco, nuove competenze, nuovi linguaggi, qua ci sono tutte le tecnicalità, ma avrete i lucidi. Il messaggio forte era politiche, quindi linee programmatiche, risorse definite con l'approccio del PNRR, che è lineare, disegnato ad hoc, quindi adocratico, contingency, e quindi elemento che consente di costruire davvero. Molte grazie. Bene, sì, diciamo che questo soffermarsi sull'approccio olistico di queste politiche, di queste azioni, è fondamentale, perché veramente diciamo, guardare dall'inizio, da quando si comincia il percorso di educazione, il percorso di formazione, fino ai livelli più alti, e quindi anche questa collaborazione, questa stretta collaborazione anche tra i vari ministeri che si occupano di questi temi, credo sia proprio un approccio fondamentale in questo momento. E per approfondire singoli aspetti di queste tematiche, insomma, di questi Carmine, ci sta. Di queste politiche, ora abbiamo credo che qualcuno abbia il microfono aperto, ok? E allora, dicevo, seguiranno ora gli interventi sempre di tipo istituzionale e di esperti che vanno a sviluppare singoli focus, singole tematiche relative appunto al tema generale dell'appuntamento di oggi. Vi ricordo nel frattempo di partecipare al sondaggio che abbiamo lanciato all'inizio, e do la parola alle prossime relatrici, che sono Simonetta Sagramora e Maria Teresa Morana del MUR, sempre del Ministero Università e Ricerca, per un focus specifico sulla presenza delle donne nell'ambito universitario. Buonasera, benvenute. Buonasera. Prego. Allora, io procedo a condividere la nostra presentazione. Allora, mi dicevano che le presentazioni le hanno anche in regia, quindi se preferite condividerle. Vediamo se riesco, così gestisco forse okay. Meglio la... Va bene, può farlo anche in autonomia, allora grazie. Ecco, non so se lo vedete, sì.
Allora, io sono Simonetta Sagramora, insieme alla collega Teresa Morana, con la quale condivido questo contributo. Siamo nel servizio statistico del Ministero dell'Università e della Ricerca, che gestisce i dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e le banche dati sul personale accademico, docente e non docente. E ogni anno produciamo un focus sulle carriere femminili in ambito accademico, di cui oggi vi presentiamo brevemente un estratto. I punti che andremo ad affrontare riguardano principalmente le statistiche di genere come misura del gender gap in ambito accademico, in quanto la consapevolezza dell'entità del problema legata a tale divario attraverso l'analisi di contesto basata su dati disaggregati per genere può rappresentare il punto di partenza per avviare un processo di miglioramento appunto nel sistema universitario. Quindi descriveremo attraverso alcuni grafici i percorsi formativi degli studenti e questo a partire dalle scelte degli immatricolati, le carriere accademiche sempre in un'ottica di genere e sempre con un'attenzione alle aree STEM e in particolare all'area ICT. Questo è il tipico grafico a forbice che descrive le carriere accademiche. Viene proposto nel rapporto triennale She Figures della Commissione europea, che per inciso è stato l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato proprio oggi online e viene qui replicato nel sistema universitario italiano. Evidenzia le percentuali femminili e maschili nei diversi passaggi, dalla formazione universitaria alla carriera accademica, a cominciare, dai, corsi di studio, passando per i dottorati di ricerca, fino ad arrivare diciamo, alle carriere, ai vari step della carriera accademica. In un confronto appunto tra gli uomini e le donne sono rappresentate dalla curva viola e gli uomini dalla curva gialla, e in un confronto anche tra 2 anni diversi, il 2005 e il 2020. Vediamo che le percentuali femminili sono superiori all'inizio del percorso formativo e che invece man mano che si passa agli step successivi della formazione, quindi ai dottorati, ai percorsi di dottorato e ai vari step della carriera accademica, fatalmente diminuiscono fino a raggiungere nel 2020, nell'ultimo anno disponibile, il 25% di donne nel grade A, che è quello dei professori ordinari. E dobbiamo però sottolineare che in questi 15 anni un miglioramento c'è stato, un lento miglioramento di 8 punti percentuali, in quanto si è passato dal 17% al 25%. E questo grafico è stato replicato nell'area STEM e non è più un grafico a forbice, sono due curve che non si incontrano mai e in particolare la curva relativa alla presenza femminile è sempre al di sotto del 50%, pur mantenendo questo andamento decrescente man mano che si progredisce nella carriera universitaria. E anche in questo caso si segnala comunque un miglioramento di 8 punti percentuali tra il 2005 e il 2020. Adesso diciamo, partiamo ad analizzare le scelte degli immatricolati, in quanto questo divario di genere nell'ambito accademico potrebbe essere intercettato già nel passaggio dalla scuola secondaria superiore all'università. Infatti, al momento dell'accesso alla formazione universitaria, la distribuzione degli immatricolati secondo la tipologia del diploma di scuola secondaria conseguito
e secondo il genere, evidenzia che oltre la metà delle immatricolate donne, il 56%, proviene da percorsi di scuola secondaria di tipo socio-umanistico. Viceversa, se guardiamo il totale degli immatricolati uomini, il 77% proviene invece da percorsi di tipo tecnico-scientifico. Osservando le aree STEM, i dati mostrano che nel passaggio dalla scuola all'università i ragazzi tendono più delle ragazze a confermare la scelta del percorso formativo tecnico-scientifico intrapreso nella scuola superiore. E quindi l'89% di essi conferma la scelta effettuata, diciamo, nel liceo, mentre per le ragazze questa percentuale è più bassa ed è pari al 64%. Abbiamo voluto presentare l'andamento nel tempo delle immatricolazioni delle ragazze, delle donne, e vediamo che questo andamento è tendenzialmente costante. Nell'area STEM, e quindi diciamo oscilla intorno tra il 37 e il 39%, laddove un focus per le aree ICT si attesta sempre in modo molto stabile, anzi forse con una leggera decrescita, intorno al 13%. Passando alle fasi successive della formazione universitaria, vediamo che la distribuzione degli iscritti per genere e per area di studio evidenzia che gli ambiti disciplinari non sono neutri rispetto alle scelte effettuate dalle donne e dagli uomini. Le studentesse rappresentano complessivamente il 56,3% delle iscritte e il 56,9% delle laureate. Queste percentuali tendono a ridursi nell'area STEM, dove si evidenzia il 37,1% delle iscritte e invece il 39% delle laureate nelle lauree STEM. Una analoga situazione si evidenzia nell'ultimo step del percorso della formazione universitaria, che è quello dei dottorati di ricerca, e quindi possiamo concludere che permangono stereotipi culturali che inducono le donne e gli uomini a scegliere dei percorsi tradizionali rispetto al genere, e che questo può avere un impatto anche sull'offerta formativa da parte degli atenei. Adesso io passo la parola alla mia collega per il seguito della presentazione. Buongiorno a tutti. Allora, sempre rimanendo nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca, abbiamo pensato anche di mostrare un confronto a livello europeo utilizzando dei dati di fonte Eurostat. Allora, in questo grafico rappresentiamo sempre la percentuale di donne che nel 2019 hanno conseguito un titolo di dottore di ricerca complessivamente, sono i valori indicati appunto in alto. Vediamo che appunto in Italia nel 2019 erano il 51%, la media europea è il 48%. E poi abbiamo focalizzato l'attenzione sempre sulle aree STEM, che sono i pallini rossi, e vediamo che qui in tutti i paesi la media europea è il 38%, ma in tutti i paesi appunto la percentuale non raggiunge mai il 50%. L'Italia comunque con il 43% ha comunque una percentuale di circa 5 punti superiore appunto alla media europea, e anche diciamo, ha una performance migliore rispetto ad esempio alla Germania, alla Francia e anche al Regno Unito, insomma, per fare un confronto con alcuni paesi. Nell'area poi specifica ICT le percentuali sono ancora più basse. Per l'Italia abbiamo il 20% di dottoresse di ricerca in questo ambito contro il 22% per la media europea. Il dottorato di ricerca è quindi l'ultimo, diciamo, punto del percorso formativo degli studenti, dopodiché inizia per chi continua, insomma, l'attività di ricerca, la carriera accademica. E quindi in questo
In questo caso, diciamo, il divario di genere in qualche modo peggiora, cioè nel senso che alla segregazione orizzontale, cioè quella per ambito disciplinare che abbiamo già osservato appunto per gli studenti e che poi chiaramente si ripropone anche appunto nell'ambito della docenza o dell'attività di docenza o di ricerca, e si aggiunge anche la segregazione verticale, cioè no, poche donne raggiungono il vertice della carriera accademica che è qui rappresentato dal grade A, che corrisponde per l'Italia ai professori ordinari. Questa classificazione per grade è una classificazione internazionale adottata nel manuale di Frascati. E quindi vediamo che complessivamente le donne docenti o ricercatrici sono il 41%, e questa percentuale presenta delle differenze appunto a seconda della qualifica, quindi è il 48% al grade D, che è il livello iniziale di accesso alla carriera accademica, e poi via via diminuisce fino a raggiungere il 25% appunto in corrispondenza dei professori ordinari. Nel caso delle STEM si osserva sostanzialmente lo stesso andamento, con percentuali però più basse, quindi in totale il 36% di donne, docenti o ricercatrici, che variano tra le qualifiche dal 41% nel grade D al 21% al grade A. E nel caso delle ICT la percentuale è ancora più bassa e va dal 31 al 12%, e in totale abbiamo il 20% di donne. Quindi diciamo che si osserva il cosiddetto fenomeno del leaky pipeline, cioè la fuoriuscita proprio delle donne nel corso della loro carriera accademica, e la difficoltà appunto a raggiungere le posizioni più elevate, per i quali sempre nell'ambito del rapporto SheFigures è stato utilizzato un indicatore, il cosiddetto Glass Ceiling Index, che misura proprio il divario di genere nella posizione più alta della carriera accademica. È dato appunto da un rapporto tra due quote, cioè la proporzione di donne stabilmente in un ruolo stabile tra docenti e ricercatori, sulla proporzione di donne a livello più alto, quindi al grade A. La perfetta parità si ha quando l'indice assume il valore di 1, mentre più assume valori maggiori ad 1, più le donne vuol dire che sono sottorappresentate al grade A. E qui abbiamo messo a confronto appunto 2 anni, 2005 e 2020, nell'arco di questo periodo temporale effettivamente l'indice si è ridotto da 1,8 a 1,5, e mettendo a confronto i valori osservati per le aree STEM e non STEM, vediamo che la riduzione si osserva soprattutto nelle aree STEM, però ancora il valore è insomma abbastanza superiore ad 1. E nella tavola a destra abbiamo sempre calcolato quest'indice nei 2 anni di confronto per ciascun'area. Queste sono le aree sempre di una classificazione internazionale delle aree degli ambiti di ricerca, adottata sempre dal manuale di Frascati. Allora, in cui vediamo che appunto nei 2 anni in ogni ambito il valore dell'indice diminuisce, ma in quasi tutti gli ambiti assume valori superiori alla media nazionale, e poi qui sotto abbiamo anche la media europea. Fanno eccezione l'ambito delle scienze sociali e l'ambito umanistico, sono i pallini verdi, dove il valore appunto è leggermente inferiore alla media nazionale, quindi diciamo il divario di genere è un pochino più ridotto. In quest'altra slide, quindi rifacciamo, diciamo, un riepilogo, però utilizzando in questo caso i rapporti di femminilità, cioè il numero di donne ogni 100 uomini, calcolato sia per ogni ambito disciplinare, sia per ognuna delle tappe che abbiamo finora visto del percorso formativo e della carriera accademica. Se guardiamo alla colonna del totale,
è abbastanza evidente, insomma, anche dall'uso anche dei colori, la propria segregazione verticale, cioè vediamo come le donne, finché stiamo nell'ambito del percorso formativo, sono sempre in numero superiore rispetto agli uomini, mentre quando inizia la carriera accademica il numero comincia a ridursi, quindi abbiamo 94 donne per esempio ogni 100 uomini al grade D per arrivare a 34 donne ogni 100 uomini al grade A. Questa è la situazione fotografata al 2020. E quindi oltre alla segregazione verticale poi si evidenzia, si ritrova la segregazione orizzontale di cui abbiamo visto prima. E quindi sia appunto per quanto riguarda gli studenti, quindi con le donne parecchio presenti in aree tradizionali come quelle umanistiche o anche mediche. E poi vediamo però che anche in ambiti fortemente, diciamo, a forte presenza femminile come scienze umanistiche, quindi questa colonna, e quando poi si arriva alla posizione più alta, al grade E, il numero di donne è inferiore a quello degli uomini, cioè abbiamo 60, per esempio al grade E 62 donne ogni 100 uomini. Per l'ultima slide riguarda invece un'altra parte del personale, quello non docente, il personale tecnico-amministrativo che è caratterizzato da una alta presenza femminile, circa il 60%, però se guardiamo la sua distribuzione in base all'area funzionale di afferenza, anche qui troviamo delle differenze notevoli tra l'area amministrativa, dove le donne sono ben oltre il 70%, e all'area tecnica, dove invece sono circa il 38%. E poi c'è l'area della dirigenza, dove sono al 41%, con un aumento rispetto della loro presenza rispetto al 2005. Anche i rapporti di femminilità calcolati sempre nel 2005 per il 2020 mostrano l'esistenza di un forte divario di genere che tra l'altro nel tempo si è anche rafforzato, cioè il numero di donne, siamo passati per esempio da 244 donne ogni 100 uomini nel 2005 nell'area amministrativa a 278, per la dirigenza da 49 donne a ogni 100 uomini a 70, quindi qui diciamo, ci siamo un po' più avvicinati alla parità, ma ancora insomma non c'è. Grazie. Non so se ha concluso. Sì, erano solo i riferimenti appunto okay. Del focus e del nostro dataset di dati che è disponibile in open data su questo sito. Grazie mille. Naturalmente poi queste slide saranno a disposizione, quindi insomma anche queste con i dati che sono molto dettagliate potranno essere riviste e approfondite insomma da chi volesse. Allora, passo la parola, adesso abbiamo due interventi del Ministero dell'Istruzione, il primo di Clara Recca della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico, e le do subito la parola, il suo intervento approfondirà il tema delle proprio le azioni avviate dalla direzione per in merito appunto al superamento proprio del divide di genere e a sostegno quindi della parità di genere nell'ambito delle competenze digitali e della formazione. Prego. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Saluto e ringrazio le coordinatrici Gabriella Pasi ed Elisa Pintus per l'idea veramente feconda che è stata alla base di questo workshop, e porto i saluti del direttore generale della direzione generale per lo studente, appunto in cui in questo momento lavoro, Antimo Ponticello. Nel elaborare il mio intervento ho cercato di tenere presenti i miei due punti di vista sul problema. Io sono una dirigente scolastica, quindi conosco il problema, diciamo, dal punto di vista della scuola reale, attiva, e quello che attualmente mi appartiene, cioè come dirigente che in questo momento sta lavorando al Ministero. Mi scuso per non aver utilizzato il template che ho capito adesso, era stato dato un template, ma condivido lo schermo con le diapositive che avevo realizzato e casomai poi le redigerò nel template corretto. Ecco qui.
Dunque, mi pare che si veda, ecco. Sì, il titolo del mio intervento appunto è Differenti non disuguali, perché il contrario di parità non è differenza ma è disuguaglianza, e l'abbiamo ben visto in tutti gli interventi che mi hanno preceduta. Persistono fortissime disuguaglianze di genere che sono legate a molti fattori, come al territorio, all'istruzione, al genere, alle generazioni, e queste disuguaglianze sono rese più gravi, più evidenti, in quanto se sono abbinate appunto al divario di genere, rendono più gravi le altre disuguaglianze che pur esistono, essendo loro trasversali, quelle dell'età, dell'orientamento sessuale, dell'etnia, della religione. E questo è un fattore inaccettabile in paesi di tipo democratico come il nostro, perché sono proprio antitetici alla legge costituente, come per noi, per esempio, all'articolo 3. Dunque bisogna contrapporsi. E sappiamo che la parità di genere è un fattore fondamentale per avere un benessere non solo individuale ma sociale. Tutta la società se ne avvantaggia in realtà. Ora, il benessere anche qui è una concezione multifattoriale. Ho preso la classificazione della lista delle capacità redatta da Tindara Dabbo dell'Università di Modena e Reggio. Per stare bene servono tante cose, serve poter fare una vita sana, poter lavorare, potersi muovere con sicurezza in un ambiente pulito, potersi prendere cura degli altri come di sé, ma fondamentalmente il primo fattore è proprio il poter accedere alla conoscenza, dunque il poter avere istruzione, formazione e informazione a disposizione. Se avessi dovuto rispondere al sondaggio che la dottoressa Stentella ci ha proposto all'inizio, avrei proprio usato queste parole: conoscenza e comunicazione, perché la comunicazione è importante per la percezione sociale dei problemi. La strategia europea è quella del mainstreaming di genere, ovvero sia un approccio ai processi totale che va dalla dimensione della progettazione a quella finale del monitoraggio e della valutazione in tutte le sfere economiche e sociali. Quindi è la garanzia per ottenere questa uguaglianza ed è la strategia a cui sono chiamati tutti i paesi attraverso specifiche istituzioni, tra l'altro anche tutti i ministeri come il nostro. Ora, nel bilancio di genere del Ministero Economia e Finanze della Ragioneria dello Stato del 2019, i dati del Ministero dell'Istruzione e di quello dell'Università di Ricerca li collocano in un settore particolarmente virtuoso, perché questa amministrazione ha destinato circa il 30% dell'intero bilancio alle spese sensibili al genere, ossia alle spese che anche indirettamente concorrono a azzerare il gap. Il Ministero, in questi ultimi anni, che hanno visto un aggravarsi del fenomeno dovuto all'emergenza pandemica, che se è possibile ha acceso un faro ulteriore nella gravità di questa situazione, ha messo in campo varie strategie a garanzia soprattutto dell'occupazione, e questo riguarda in particolar modo il settore femminile. Perché? Perché sappiamo che purtroppo in una situazione di emergenza la parte che sacrifica la dimensione lavorativa rispetto a quella del lavoro di cura familiare è proprio maggiormente la donna. Quindi il Ministero, prendendo provvedimenti che vanno dai due piani scuola, quello del 20 e quello del 21, a tutte le altre serie di provvedimenti che vedete qui, per esempio le linee pedagogiche del sistema 06, per esempio l'implementazione dello stesso fondo,
ha inteso proprio far sì che fosse garantito sempre di più la possibilità di andare in presenza a scuola e dunque fosse resa più possibile la dimensione lavorativa delle famiglie e specialmente delle donne. In particolare la direzione per lo studente che ha partecipato al tavolo convocato lo scorso giugno dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha partecipato appunto alla stesura della prima strategia della parità di genere che discende dalla comunicazione europea della Commissione presieduta dalla von der Leyen del marzo scorso, il cui obiettivo è proprio questo, cioè fare in modo che l'accesso al mondo dell'istruzione e del lavoro sia di pari dignità e di pari trattamento economico sia per gli uomini che per le donne. In questo settore sono state individuate alcune competenze e i relativi indicatori. Le competenze riguardano chiaramente lo sviluppo di capacità e di talenti individuali, ma soprattutto segnatamente proprio nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche. All'interno di questo, i due settori che sono stati particolarmente trattati sono proprio l'accesso alle STEM da parte delle ragazze e l'accesso al digitale, all'educazione digitale. Per cui adesso non elenco tutti queste numerose elenco di competenze, ma soltanto alcune. Per esempio, elevare la percentuale di studentesse che non raggiunge i livelli minimi di competenza in matematica, che dovrebbe andare a meno il 36%. Per esempio, quello che riguarda l'accesso alle lauree in discipline STEM, le competenze digitali. L'introduzione a corsi di potenziamento nelle discipline STEM, ad esempio introducendo corsi facoltativi in queste discipline in orario extracurricolare e curricolare, magari avvantaggiando proprio le scuole che hanno peggiori risultati nei test Invalsi o PISA. L'utilizzo di spazi scolastici estivi anche con caratteristiche ludico-pratiche delle attività, così come è stato fatto proprio quest'anno, dedicate soprattutto all'area STEM. Il rafforzamento nei programmi curricolari di matematica in termini sia di ore che di qualità di insegnamento, prevedendo anche l'obbligatorietà di tutto questo e soprattutto l'orientamento che va ripensato magari con un team di psicologi insieme agli uffici scolastici regionali. La revisione delle attività ministeriali, sempre per quanto riguarda l'orientamento, l'aumento dell'orario minimo di ore di informatica in orari anche in corsi anche di potenziamento del curriculum e infine la formazione del personale sulle tematiche del gender mainstreaming e la revisione dei libri di testo affinché non siano ulteriormente incentivate la scarsa visibilità delle donne. In questo ambito la Direzione Generale per lo Studente lavora da molto tempo come in generale per la difesa di tutti i diritti civili e lavora su due fronti, quello appunto del digitale inteso come ambiente da frequentare in modo competente e sicuro e quello delle STEM. Vediamo il primo. Per quanto riguarda il primo abbiamo il SIC, Safer Internet Center e Generazioni Connesse, connesso al progetto piattaforma ELISA e al portale Noi Siamo Pari. Con questi tre strumenti si intende proprio promuovere e sensibilizzare all'uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie e contrastare soprattutto invece le devianze rispetto a questo, cioè il cyberbullismo. Tutto ciò discende dalla strategia europea del 2012
Better Internet for Kids, e infatti risale come strumento al 2014, in linea con le prime linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo uscite nel 17, 18 e aggiornate proprio quest'anno. La sfida che ci pone anche recentissimamente l'Europa è proprio quella di poter abitare l'ambiente digitale in maniera sicura, quindi tutelando alcuni diritti in nome di alcuni principi. Tutti hanno diritto alla libertà di espressione, alla libertà di avviare e svolgere un'attività online, alla tutela dei dati personali e di privacy, alla creazione intellettuale di singoli in uno spazio online. Un piccolo inciso, il cyberbullismo ovviamente riguarda sia l'universo maschile che quello femminile, ma nel caso delle ragazze, nel caso degli studenti, nel caso cioè del mondo studentesco, come dicevo prima, il divario di genere lo aggrava, cioè ne sono maggiormente vittime le ragazze. I principi a cui si ispira tutto questo è proprio quello di avere un ambiente, uno spazio digitale in cui muoversi in maniera sicura e affidabile, in cui i servizi pubblici e l'amministrazione siano accessibili e centrati eticamente sulla persona, proteggendo tutta la sfera della privacy, specialmente laddove si va a toccare sfere più sensibili come i servizi sanitari. Su questo è intervenuto anche il Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU, sempre in difesa dei ragazzi che debbono essere tutelati nella loro crescita, non solo nel rispetto delle loro opinioni e nel principio di non discriminazione, ma a tutela del diritto alla vita stessa, perché chiaramente la dimensione digitale sta occupando sempre di più le nostre sfere. Il SIC, che appunto è il Safer Internet Center, insediato proprio in questa direzione, si è occupato quindi di questo protocollo fin dal 2014, intensificando le sue attività che vanno dall'istituzione di una giornata internazionale della sicurezza online a varie policy nelle scuole, coordinando il lavoro della direzione insieme con quello delle scuole stesse, di un advisory board molto ampio, perché il SIC è un progetto cofinanziato dall'Europa, ma in cui, e che il Ministero coordina, ma a cui partecipano una serie molto ampia di istituzioni che vanno dalla Polizia Postale ad alcuni Atenei, al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed altri, all'istituzione quindi di seminari per professionisti, alla stesura di linee di ascolto e di segnalazione e alla possibilità di avere un'interlocuzione anche con gli stessi studenti tramite il gruppo di consultazione giovanile. Scusate, vado avanti. L'altro strumento è la piattaforma ELISA, che è gestita insieme con l'Ateneo di Firenze. Questo è uno strumento molto importante per arrivare alla formazione del personale della scuola, in particolare dei docenti, che ovviamente debbono essere coinvolti insieme con le famiglie in questo processo di cambiamento. E infine il portale, che è un portale interattivo, Noi Siamo Pari, in cui vengono caricate le iniziative dell'amministrazione a supporto dell'impegno del mondo della scuola sui temi della violenza contro le donne, di ogni discriminazione di razza, religione, omofobia, bullismo, eccetera. Ma anche vengono caricati da parte delle scuole stesse i lavori da essi prodotti. L'altro settore è l'istituzione del mese delle STEM. A marzo si tiene, in collaborazione proprio col Dipartimento per le Pari Opportunità, un concorso dedicato alla promozione delle STEM presso il mondo femminile, a cui partecipano però anche ragazzi, perché chiaramente l'abbattimento dello stereotipo deve essere condiviso da tutta la società.
Si sono tenute due sessioni di questo concorso, quella prevista nel 20 purtroppo è stata sospesa a causa del Covid, ma confidiamo di poterla riprendere quest'anno. E infine la direzione ha supportato l'autonomia scolastica con il potenziamento dell'offerta formativa di progetti dedicati proprio a questi settori. Nel 2021 ha emesso dei bandi per un totale complessivo di 550.000 euro che hanno premiato proprio scuole particolarmente virtuose nella sensibilizzazione dei loro studenti. Io ho finito e grazie dell'attenzione. Grazie, grazie a lei. Allora, siamo leggermente in ritardo, insomma, sulla tabella di marcia e abbiamo ancora due relatrici, vi ricordo 10 minuti ciascuna e passo quindi subito la parola a Paola Velardi, sempre del... ad Anna Brancaccio, passo la parola ad Anna Brancaccio della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione per un intervento sul tema del divario di genere all'interno delle Olimpiadi STEM. Prego, dottoressa. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito a partecipare a questo evento così importante. Porto i saluti del direttore generale della direzione degli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. E mi occupo da molto tempo, io sono un dirigente scolastico come Clara Rett, e sono qui alla direzione dal 2012 e mi occupo da allora di questo settore molto particolare che è quello della promozione dell'eccellenza attraverso le Olimpiadi di... Ecco, un attimo che... Ecco, vedete lo schermo? Sì. Sì, perfetto. Mi occupo di questo settore che appunto sono le Olimpiadi. Le Olimpiadi come azione di promozione delle eccellenze. È una legge del 2007 che avviò avviò queste azioni in maniera sperimentale e adesso è disciplinata dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007. Per quest'anno è stata emessa una circolare e fa fede appunto il decreto ministeriale 223 del 27 luglio 2021. E i punti che toccherò, intanto le Olimpiadi come azione di promozione delle eccellenze, le ragioni della scarsa presenza femminile nelle Olimpiadi di matematica e di informatica. Noi praticamente promuoviamo le Olimpiadi in tutte le discipline, quindi non soltanto nel settore STEM, ma anche nel settore umanistico, nel settore delle arti, quindi i settori di intervento sono molteplici. La direzione promuove queste Olimpiadi attraverso un costo medio annuo di circa 1 milione di euro. Quindi non è un intervento di poco conto. Muovendoci a capire quali sono le ragioni per cui ho preso le due Olimpiadi, diciamo, perché queste due, sostanzialmente nella prossima slide lo vedremo, volevo dire ancora qualcosa sul perché valorizzare l'eccellenza, sembrerebbe un settore di nicchia, no? Quindi nella scuola, invece poi le eccellenze nella nostra scuola sono veramente, veramente tante e promuoviamo talenti attraverso questa azione. Sostanzialmente appunto non soltanto agiamo sugli studenti per dare loro delle occasioni per approfondire la preparazione e soprattutto fare un confronto con tutti i loro coetanei e quindi con tutte le realtà scolastiche nazionali e internazionali, perché le Olimpiadi appunto si svolgono sia in un contesto locale, scolastico, regionale, poi nazionale e internazionale.
E inoltre è un'opportunità di arricchimento anche per gli insegnanti. Gli insegnanti si trovano a favorire il dialogo con le altre scuole, ma soprattutto a confrontarsi con docenti universitari, perché questi Olimpiadi sono preparati per la maggior parte da docenti, i quesiti, i problemi, eccetera, sono preparati da docenti universitari. Perché ho scelto questi due campi, no, di intervento? Allora, le Olimpiadi di matematica coinvolgono un numero di studenti molto elevato. Siamo intorno ai 180.000, 200.000 studenti, perché si rivolge, queste Olimpiadi si rivolgono a tutti gli indirizzi di scuole secondarie di secondo grado. Quindi il numero di partecipanti nella fase iniziale è molto alta. Inoltre le finalità sono molto importanti, perché la finalità delle Olimpiadi di matematica è quella di coinvolgere gli studenti in attività di problem solving, che poi è la stessa finalità delle indagini PISA-OCSE. Quindi ci si aspetta che gli studenti possano trovare delle soluzioni creative a problemi matematici mai visti prima. Quindi ecco, questo è un elemento estremamente importante. Poi le Olimpiadi di informatica, qui siamo nel settore tecnologico, quindi le Olimpiadi si rilevano una palestra importante per sviluppare nei migliori studenti la capacità di affrontare problemi di complessità anche molto elevato, facendo uso delle tecniche dell'informatica e in particolare della capacità di progettare e codificare algoritmi, quindi andiamo anche su una educazione nel compito algoritmico, che questi codificare algoritmi che consentono al calcolatore di risolvere in modo automatico tali problemi. Cioè, quindi la conoscenza poi di un linguaggio di programmazione. In questo momento a livello internazionale si è deciso, ma è in fase di aggiornamento, si è deciso di utilizzare il linguaggio C++ per la codifica dei problemi. I problemi sono di difficoltà abbastanza elevata. Questa è una foto che ho anche mostrato in un simposio a Bangkok organizzato dall'UNESCO, che trattava di vario di genere nelle STEM. E come potete vedere da questa foto, ci sono anch'io nella foto, questi sono i ragazzi vincitori delle Olimpiadi italiane, quindi nazionali, di matematica. Non c'è neanche una ragazza in questa foto, ma vi posso assicurare che i 100 finalisti erano praticamente tutti ragazzi. E questa invece è la foto delle Olimpiadi di informatica, cioè se nelle Olimpiadi matematica possiamo trovare a livello di finaliste qualche ragazza, nelle Olimpiadi di informatica è praticamente impossibile. Quindi questi erano tutti i ragazzi coinvolti nell'ultima edizione in presenza che abbiamo fatto, e quindi, come potete vedere, non c'è assolutamente nessuna presenza femminile. Quindi quali sono le percentuali che vediamo in queste Olimpiadi? Metto anche quella di fisica. Io sono un fisico, quindi, però ho voluto trattare la matematica perché è quella, diciamo, più popolare come Olimpiadi. Normalmente solo il 25% delle ragazze è coinvolte nella fase di selezione iniziale. Quindi già partendo dalla fase di selezione d'istituto, quindi un dovere da parte dei docenti di promuovere la partecipazione degli studenti a queste competizioni, è già una percentuale molto bassa di partecipazione e scende solo al 10% nella fase finale. Ancora più bassa è la partecipazione appunto nelle Olimpiadi di informatica, e scendiamo all'8%. E non è una situazione soltanto italiana, è una situazione diciamo mondiale, perché appunto a Bangkok c'era un simposio a livello mondiale.
I numeri negli altri paesi praticamente è simile. Alle Olimpiadi Internazionali dell'Informatica 2018, che cosa si è fatto sostanzialmente? I rappresentanti di 88 paesi hanno discusso su come affrontare questo divario di genere. Questo è stato affrontato anche nelle Olimpiadi di Matematica, come vediamo adesso. E a questo punto diversi paesi si sono tra loro confrontati su quale poteva essere un'azione capace di superare questa assenza di presenza femminile in queste competizioni. Prima di passare a quali sono le azioni, sempre in questo simposio fatto a Bangkok a livello mondiale, diciamo abbiamo individuato delle cause che poi possono portare, no, all'analisi dei bisogni rispetto poi all'analisi degli obiettivi, possono portare a individuare quali sono le azioni. E quello che è venuto fuori, si attribuisce questa mancanza di presenza femminile nelle competizioni ai livelli di ansia, cioè praticamente questo è stato un problema, si trova bibliografia su questo argomento, e sostanzialmente nei PISA, quesiti, nei sondaggi, nei PISA OCSE, quello che è venuto fuori sul focus del 2015, che sostanzialmente lo svantaggio delle ragazze in questi questionari è dovuta ai maggiori livelli di ansia nell'affrontare i problemi matematici. Quando si esamina i risultati delle ragazze e dei ragazzi con livelli di ansia comparabili, quindi prendere ragazzi un po' ansiosi, questa differenza di punti scompare. Poi, sempre da studi diciamo di carattere molto generale, quello che si è potuto capire è che l'approccio di apprendimento alla matematica in generale risulta essere metodico, molto metodico per le ragazze, con risultati a lungo termine, cioè le ragazze hanno delle prestazioni eccellenti in tempi più lunghi dei loro coetanei, mentre i ragazzi hanno approcci più immediati ai problemi matematici, come si suol dire in termine proprio in gergo, si buttano e diciamo che vengono fuori delle soluzioni anche molto, molto creative e molto efficaci. Poi le ragazze diciamo tendono più a riprodurre situazioni già loro note, quindi nella soluzione di problemi simili a quelli affrontati in ambito scolastico le ragazze ovviamente superano i ragazzi. E poi in fondo, ma non è l'ultimo dei motivi, c'è il problema degli stereotipi. Questa è una frase che abbiamo detto durante questo simposio, questa pinkification, che è proprio un termine molto inventato, e sostanzialmente con questo termine si vuole indicare che le giovani, le ragazze cercano la propria strada sulla base, cioè si vuole evitare che invece non facendolo su un processo di consapevolezza e di self-empowerment fin dalle scuole elementari, le ragazze non vanno sulle strade in base ai propri interessi. Ecco, andiamo adesso alle azioni che sono state poste in essere, perché non si è trovato alcun altro modo alternativo per poter aumentare la presenza femminile in queste due competizioni, quella di matematica e quella di informatica. Nel 2012 il Comitato Olimpico Internazionale di Matematica ha avviato l'EGMO, che sono le European Girls Mathematical Olympiad,
e a partire praticamente dalla prima edizione il numero è salito di molto degli stati che partecipano a questa tipologia di Olimpiadi, è arrivato a più di 50 nel 2012. Nel 2018 l'Italia ha ospitato l'EGMO, è stato, io ero presente, è stato un evento molto interessante. Quest'anno, per la prima volta, è stata avviata la prima competizione di informatica dedicata esclusivamente alle ragazze. Si è tenuta nel giugno del 2021 in Svizzera e ha visto la partecipazione di 157 studentesse provenienti da 43 paesi, di cui 30 europei. Abbiamo partecipato anche noi, abbiamo vinto un bronzo, anzi forse mi pare due bronzi, quindi diciamo questa azione di fare le Olimpiadi tutte a femminile nella matematica è iniziata nel 2012, nell'informatica è iniziata quest'anno, tra l'altro in piena pandemia e quindi è stata fatta online. Cos'altro dire? Che sembrerebbe una ghettizzazione, no? delle ragazze rispetto ai ragazzi nella partecipazione a queste Olimpiadi. Però io credo fermamente che non è tanto la partecipazione quanto la formazione, cioè lo stadio precedente di queste Olimpiadi, dopo aver fatto le fasi di selezione locali, viene fatta una formazione full immersion di più settimane separate tra di loro di queste studentesse, quindi a livello residenziale, almeno prima dell'emergenza Covid, e a livello residenziale, quindi c'è una formazione dedicata esclusivamente alle ragazze. E poiché è adottato in molti paesi questa azione di promozione delle STEM per le studentesse, io credo che sia questa l'azione vincente, cioè una formazione dedicata, rispettando tutte le, diciamo, le particolarità dell'apprendimento da parte delle studentesse, una formazione dedicata esclusivamente a loro e su tematiche delle Olimpiadi. Qui ho fatto un po' la storia perché è veramente carino, no? Perché sostanzialmente è nato in un college di Cambridge, sto parlando dell'ECMO, e quello che è venuto fuori da questa richiesta di fare questa Olimpiade dedicata alle ragazze, l'obiettivo è carino, perché dice è aumentare la percentuale di studentesse delle squadre che partecipano a LIMO. LIMO sarebbe le Olimpiadi internazionali di matematica, quelle a cui partecipano tutti, dove la presenza femminile è molto bassa. Quindi si pensa che facendo un'Olimpiade esclusivamente dedicata alle ragazze, quello che accade è che poi la partecipazione nelle Olimpiadi, in cui ci sono anche i loro coetanei maschi, diciamo i ragazzi, la presenza femminile possa aumentare. Quindi è un effetto indotto molto, molto particolare. Ecco, questa foto, io concludo la mia presentazione. Grazie. E volevo soltanto spiegarla. Ecco, questa che vedete qui è la gara che si è tenuta appunto a Firenze, in cui vedete tutte le ragazze che si mettono lì e fanno i problemi. Questa invece è la gara di matematica di cui parlavo prima, in cui si vede appunto una donna qui, e a livello internazionale sono tutti ragazzi. Questa è la premiazione delle Olimpiadi internazionali di matematica, i vincitori sono ragazze. Questa è la premiazione dell'EGMO. Quindi io credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, con questo concludo, è di non avere una doppia Olimpiade, cioè avere un EGMO e avere un IMO.
Quindi fare in modo, anche attraverso queste strategie, di, ma anche attraverso una formazione dedicata particolare alle studentesse, come parlava appunto la collega Clara Reck, si possa arrivare poi a un'unica Olimpiade di matematica e un'unica Olimpiade di informatica. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora io passerei quindi per chiudere questo primo giro, questa prima parte, all'ultimo intervento di Paola Velardi dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e con un intervento sul tema delle motivazioni del divario di genere nell'ambito ICT. Prego. Sì, però io non posso condividere lo schermo, me lo dovete abilitare. Mi dice impossibile iniziare la condivisione dello schermo. Ha mandato le slide alla regia. No, devo condividere. Ecco, ora posso, okay. Lo posso. Grazie. Ok, un attimo che non capisco perché non parte, mi trovo lo stesso problema. Sì Paola, si vede il tuo video? Ecco, si vede adesso? Si ora vede. Bene, grazie. Si vede. Sì. Allora, innanzitutto volevo dire, quando parliamo di divario di genere, io diciamo ci sono stati presentati diversi dati, però il tema della giornata è divario di genere nelle competenze digitali, che non è esattamente la stessa cosa di dire divario di genere nelle STEM. E quindi ho aggiunto al volo una slide, che è quella che fa vedere come in realtà la situazione nel campo più specifico dell'informatica e ingegneria informatica è molto peggiore di quello che ne vediamo nelle STEM. Cioè, in realtà nelle STEM, per esempio, le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali hanno una percentuale di donne in alcuni corsi laurea che è praticamente paragonabile, in particolare lo è in matematica, in biologia e anche in alcune delle ingegnerie, per esempio in bioinformatica, ingegneria gestionale, ingegneria ambientale, la percentuale delle ragazze è quasi la stessa. Quindi abbiamo un problema solo in alcune discipline e in particolare quello diciamo che è il focus della riunione oggi in ambito di Information and Communication Technology, quindi informatica, ingegneria informatica e correlate, la situazione è veramente drammatica e non ci si scosta da questo 14-15% con qualche punta diciamo anche peggiore di così. Ora, quello che volevo dire è che questo divario di genere in realtà è un problema trasversale, che come abbiamo visto anche sui dati sulla progressione delle carriere, e che si traduce in una bassissima presenza femminile nelle posizioni apicali, ed è quella la cosa che ci deve preoccupare di più, anche in settori dove la maggioranza degli iscritti nei corsi di laurea viceversa è donna. E quindi, diciamo, secondo me è abbastanza importante capire quali sono le cause specifiche del gender gap in informatica, ma anche quelle che sono generali e che quindi derivano da problematiche che sono, diciamo, che possiamo osservare trasversalmente in qualunque altra disciplina. E perché è importante dividere, cioè capire questi due, diciamo, le motivazioni separate, quelle specifiche e quelle generali? Perché questo può determinare la portata delle azioni da intraprendere, anche l'ambito e quando e dove, in sostanza. Allora, voglio far vedere questo grafico che vedete qua sopra, che illustra come è stato usato uno studio di cui vi porto qui diciamo i dati bibliografici, in cui è stato chiesto a ragazze e ragazzi, le ragazze sono quelle marroni e i ragazzi sono quelli gialli, di denotare un po' quali erano alcuni termini che diciamo in qualche modo denotavano quello che per loro era importante nella scelta di un corso di studi. E vedete abbastanza chiaramente che ci sono alcune cose in comune, però per i ragazzi c'è, cioè, il salario, il rischio, l'autonomia e la creatività. È strano che nelle ragazze non c'è, ma questo è il risultato, mentre per le ragazze la interazione sociale e parlare con, avere a che fare con le persone. Questo articolo, ce ne sono anche altri del genere, sono anche confermati da una intervista che è stata fatta invece alla UCLA,
l'University of California Los Angeles, sulla percezione dell'informatica per genere. Allora, è stato richiesto alle ragazze e dei ragazzi di marcare tra un certo numero di domande quali sono quelle nelle quali si rispecchiavano di più e che motivavano la loro scelta di un percorso in informatica. E vedete abbastanza chiaramente che i ragazzi, cioè là dove c'è il maggiore divario è proprio dal punto di vista dei ragazzi che sono i verdi. Qui si trattava di quotare tra 1 e 4 quanto ognuna di queste domande fosse importante per loro. I ragazzi sono attratti soprattutto verso gli studi di informatica dall'aver giocato ai giochi elettronici, infatti molti cominciano a programmare proprio per questo motivo, mentre le ragazze, le poche ragazze che si iscrivono, evidentemente sono quelle poche che riescono a percepire che attraverso l'informatica, che l'informatica in realtà e l'ICT in generale è uno strumento potentissimo per intervenire nella società e per aiutare le persone, mentre questa mancanza, per loro questa è una cosa importante. Il problema è che non molte poche si rendono conto che l'informatica ha un grande, gli studi in ICT danno questa opportunità in maniera molto, molto importante. Quindi se le donne che cosa ci dice questa cosa? Le donne sono nello scegliere il loro percorso di studi, sono particolarmente interessate alle implicazioni sociali, alla possibilità di cambiare il mondo, diciamo così, mentre viceversa gli uomini sono molto più pratici e preferiscono invece altri elementi come la possibilità di una carriera, il guadagno, l'autonomia, cose di questo genere. Ed è uno stereotipo che viene da lontano e che diciamo noi ne dobbiamo prendere atto adesso, ma dobbiamo anche prendere atto che le donne farebbero meglio a preoccuparsi di quanto vengono pagate e gli uomini farebbero meglio a preoccuparsi un po' di più anche di qual è l'impatto sociale di quello che fanno. Perché allora la seconda, quindi diciamo, avendo capito che uno degli elementi fondamentali specifici della mancata scelta da parte delle donne di percorsi formativi in ambito digitale è il fatto di non percepire l'informatica come innovativa e sociale. E questo è curioso perché insomma nell'ultimo secolo si può dire veramente che il computer science ha cambiato qualunque cosa ed è alla base delle più importanti innovazioni in qualsiasi ambito, dall'energia alla medicina, alla moda, all'agricoltura, quasi in qualsiasi altro ambito. Però il problema è che un po' come nel libro di Allan Poe, The Poor Learned Letter, dove la lettera veniva messa in un punto così evidente sotto gli occhi di tutti, per cui nessuno la vedeva, i nativi digitali non sono talmente circondati dalle applicazioni informatiche che non ne percepiscono la creatività. Questo era vero all'inizio, no? Quando l'informatica è stata introdotta come disciplina intorno agli anni Ottanta, ed infatti allora di ragazze che si iscrivono all'informatica ce n'è molte di più. E non è un caso che se uno si va a guardare le statistiche, sono proprio i paesi del terzo mondo, quelli nei quali si direbbe proprio che i divari di genere sono particolarmente forti, come ad esempio l'India o anche altri paesi orientali, invece ci sono molte ragazze che si iscrivono a computer science. Questo stereotipo, no, del mestiere dell'informatico come un mestiere poco creativo nel quale ci sta in un fondo in sottoscala a pestare tassi, quindi lo stereotipo del nerd, che fra l'altro è anche molto animato dai media e dal pensare comune, è uno stereotipo che in realtà si insinua molto presto. Questo è un esempio di come dei bambini del primo livello, cioè delle scuole elementari, disegnano un informatico, maschi e donne. Quindi questo qui è uno stereotipo che hanno tutte e due, però poi gli uomini, un po' spinti dal loro spirito pratico, quindi il fatto di capire che sono professioni che consentono grande progressione di carriera, è un po' perché c'è questo discorso dei giochi elettronici ai quali loro giocano, videogames, ai quali giocano molto di più, che li avvicinano. Questo stereotipo, diciamo, influenza molto più le ragazze di quanto non influenzi i ragazzi.
E quindi diciamo una delle se posso suggerire un'azione che certamente che, diciamo, di cui peraltro parlava anche Gabriella, abbiamo in un certo senso bisogno un po' di sexificare i nostri corsi di laurea, cioè di migliorare la comunicazione di quello che l'informatica vuol dire attraverso campagne che possono, che peraltro vengono già fatte abbastanza a tutti i livelli della scuola. Perché appunto la valenza sociale e l'innovatività percepita di una disciplina sono un fattore che influenza la scelta delle donne molto più degli uomini, mentre l'attrattività economica è un fattore che influenza la scelta degli uomini più di quello delle donne. E gli uomini, come dicevo, sono attratti hanno questo attrattore, no? Questo ulteriore attrattore che è quello dell'uso dei videogiochi. Ora, un altro elemento è pure questo, che la scuola, specialmente in Italia, non introduce le discipline informatiche se non in alcuni corsi delle superiori, che la maggior parte degli insegnanti è donna. E quindi è come dire che questo stereotipo, questa comunicazione dell'informatica in questi termini è una cosa che viene perpetrata anche dal fatto che durante le scuole le ragazze non hanno veramente stimoli in questo senso, per cui innanzitutto adesso poi brevemente riassumerò le tante azioni che sono state fatte non solo dalla nostra università ma da molte altre per invogliare più donne a scegliere percorsi di informatica, ma bisogna capire che alle superiori il danno è già fatto. Loro hanno già scelto di occuparsi di medicina, di biologia o magari di lettere, di filosofia, ma oramai lo stereotipo è già ben introiettato. Allora, la comunicazione, che è un problema specifico dell'informatica, non è una cosa che non basta, perché a questo si aggiungono delle problematiche sul divario di genere che sono viceversa trasversali, quindi riguardano non soltanto l'informatica, non soltanto le STEM, ma riguardano praticamente qualunque altra disciplina. Intanto ci cominciamo a fare delle domande. Perché salario, ricordatevi quel grafico che vi ho fatto vedere prima con le paroline che marcavano le donne e che marcavano gli uomini. Innanzitutto, perché salario, rischio e autonomia non sono un valore significativo nella scelta di carriera delle donne, ma mentre lo è soltanto la valenza sociale, cioè c'è questo complesso della croce rossina. Io adesso capisco tutti i condizionamenti ci sono, però questo famoso soffitto di cristallo è anche una cosa che dobbiamo prendere a martellare un po' noi. Quindi le donne dovrebbero essere allenate a capire un po' di più che è importante la passione, l'entusiasmo, il voler cambiare il mondo, però è anche importante essere capaci di contrattare il proprio salario, di essere capaci di affrontare i rischi, e che l'autonomia è una cosa molto importante, e questo è una cosa alla quale vanno educate molto presto. Seconda questione, perché anche dove le ragazze sono in maggioranza, tipo a matematica, la partecipazione alle competizioni è bassa, vedi Olimpiadi di matematica, informatica sono 10% e quindi ci sta che siano tre gatte, ma a matematica, dove sono più del 50%, non ci sta per niente. Allora, la guerra è roba da uomini, perché le ragazze fin da piccole non giocano a calcio, non sono allenate alla competizione? La competizione è una cosa importante in tutti i progetti che devono essere proposti alle ragazze per ridurre il divario di genere in generale, ma anche in ICT bisogna che ci siano le competizioni. Le ragazze devono imparare che la competizione è una cosa importante, e che tra l'altro la competizione è quella che allena a gestire l'ansia, allena a rischiare quando è necessario, e quindi anche questo è un elemento trasversale che andrebbe introdotto come, io le chiamo competenze, alcuni tipi di competenze trasversali devono essere introdotte in qualsiasi progetto si faccia. Poi, perché le donne ai vertici sono comunque basse, anche quando le percentuali in ingresso sono quasi uguali? Le statistiche che ci facevano vedere, per esempio, sulla progressione di carriera nell'università. E lì c'è il terzo elemento, il terzo stereotipo, che si intitola "ma sarò capace". Cioè gli uomini si buttano, anche quando non sanno niente, se la tirano, anche in maniera abbastanza fastidiosa in molti casi. Le donne sono sempre, hanno sempre questo understatement, e comunque,
spesso indice di serietà, ma quando si esagera è un veramente tarparsi le ali da sole. Quindi il fatto di essere più confidenti nelle proprie capacità, soprattutto sapersi confrontarsi con gli altri, perché diciamo è abbastanza evidente che ci sono persone niente affatto capaci, che non hanno un briciolo di problema a proporsi. Allora, in tutto questo va preso con le dovute, cioè non sto propugnando comportamenti di questo tipo, però un briciolo di buttarsi in più sarebbe necessario. Quindi le azioni di genere in campo ICT non possono prescindere anche da questi altri fattori trasversali che compongono questo, fanno parte di questo soffitto di cristallo. E quindi, volendo riassumere, i tre elementi sono: uno, comunicazione, quindi bisogna, diciamo, come diceva Gabriella e lo ripeto anche io, il corso di intelligenza artificiale che abbiamo anche noi introdotto 2 anni fa alla triennale ha quasi un numero pari di uomini e donne. Perché? Perché i media hanno comunicato la creatività, l'interesse dell'intelligenza artificiale, e quindi le ragazze lo scelgono come scelgono ingegneria energetica. Non è un fatto di materie tecniche, è proprio un fatto di diciamo di come quello che viene comunicato si incastra con quello che sono le motivazioni forti delle donne. Finché non le cambieremo fin da piccole, cominceranno a pensare anche loro ai quattrini. Quindi la comunicazione è importante, ma la comunicazione è importante al punto che mi piacerebbe anche, pensate per esempio a tutti questi telefilm sui medici, no? In cui sono tutti belli, fichi, salvano il mondo, ma perché non facciamo anche qualche serie televisiva sugli informatici e le informatiche? Io non sto scherzando, cioè, penso veramente che i media si dovrebbero smettere, ma pensate a quello che fa la pubblicità del Nurofen, quel tecnico informatico, ma come se può? Cioè, voglio dire, se questa è la comunicazione, veramente non può andare bene. La seconda cosa sono le competenze trasversali, quelle in particolare quelle nelle quali le donne sono più deboli, e quindi appunto i progetti che vanno proposti devono dare l'abitudine a competere. Poi Floriana parlerà del progetto Nerd, ma quando facevamo il progetto Nerd le ragazze facevano team building, facevano pitching, che vuol dire imparare a fare le loro presentazioni in tempo rapido, competevano. Le Olimpiadi informatica matematica sono un'altra cosa importante verso le quali qualsiasi azione, anche se può sembrare diciamo pinchificata, però va benissimo perché le allena. La terza cosa importante è che quando arriviamo al liceo è già troppo tardi, quindi bisogna intervenire dai primissimi gradi di istruzione, perché dopo è troppo tardi. Io, questa è veramente l'ultima slide. Che cosa può fare l'università? Beh, l'università ha fatto e fa tante cose, contribuisce per esempio al disegno di tanti progetti. Io ho visto un po', mi è capitato di fare un'analisi un po' di quello che fanno tutte le università italiane. Tra i progetti più popolari sono Coding Girls, Nerd, di cui vi parleranno in seguito, e il progetto di Informatici Senza Frontiere per le scuole elementari, tutte amiche che parleranno nella successiva parte del corso. Anche c'era questo grande progetto In estate si imparano le STEM, che adesso diciamo non ho sentito rinominare, anche se in una forma diversa. Quello è stato il solo progetto in cui diciamo un organismo governativo si è impegnato, e si è impegnato a livello giusto, che era quello delle scuole elementari. È durato 2 anni e non si è fatto più. Quello, io veramente, era un progetto che considero che bisognerebbe riprenderlo in mano e farlo ripartire, perché aveva avuto delle cose molto degli effetti molto importanti. Ma soprattutto bisogna fare follow up, cioè quando si parlano questi progetti bisogna anche che ci si metta a seguire queste ragazze, questi bambini, per capire effettivamente l'impatto delle cose, perché sennò si fanno, non si impara dagli errori, non si vede se non è effetto. E quindi diciamo, qualsiasi progetto senza un follow up fatto per bene, secondo me, ha poco senso. Bisogna anche creare ambienti di sostegno per le ragazze poche che intraprendono questi studi, cioè le nostre 10-12 solitarie ragazze dovrebbero essere sostenute con varie azioni.
di mentoring, di networking, insomma, in maniera non è facile lavorare in un ambiente in cui veramente ci sono solamente ragazzi. Questo può, diciamo, acuire i problemi che sono presenti fin dall'inizio, e quindi è molto importante che l'università, oltre a fare progetti per attirarle, poi quelle che ci sono imparino a sostenerle. Monitorare il progresso delle carriere. Io facevo un esempio: noi recentemente abbiamo fatto un concorso da ricercatori di tipo D. 35 candidati, 3 candidate donne su 35. Una candidata è stata selezionata, perché sapete che si fa una selezione dei top, in questo caso erano, mi pare, top 10, e non si è nemmeno presentata. Allora, sarebbe importante, anche attraverso organizzazioni internazionali, come può essere il capitolo dell'ACM sulle donne, diversi altri, cercare di fare anche un censimento, perché quando girano i concorsi, perlomeno si sia sicuri che queste informazioni arrivi anche alle donne, se non altro per avere una platea di candidate. Io non propugno affatto, cioè noi dobbiamo scegliere il candidato migliore indipendentemente dal sesso, però se le donne neanche si presentano, certo che è un problema. E anche pescare dall'estero può essere un aiuto. Se ci sono paesi nei quali le donne tendono di più a scegliere questi percorsi, uno sforzo di borse di studio, qualsiasi cosa per pescare dall'estero è una cosa importante. Ho finito e spero di essere stata nei 10 minuti. Grazie, sì, siamo veramente un po' in ritardo, però devo dire che, insomma, le presentazioni erano tutte interessanti, poi ci sono stati un po' di piccoli intoppi che ci hanno rallentato, ma insomma andiamo subito velocemente alla seconda parte. Io, prima di iniziare questa seconda parte, solo due note. Allora, la prima, volevo sintetizzare, ma proprio per parole chiave, alcuni spunti, alcune parole centrali che secondo me sono emerse appunto da questi primi interventi e che possono essere anche uno spunto di dibattito e di discussione per la seconda parte. Queste parole, secondo me, che sono un po' ritornate nei vari interventi, sono naturalmente il tema degli stereotipi, quindi del fatto che comunque, parlando di questi temi, naturalmente i dati ce lo confermano, quindi non è una leggenda, sono delle il divario di genere nelle materie STEM e in ICT non è una leggenda, non è una leggenda il fatto che si basino appunto su una problematica di tipo fondamentalmente culturale, quindi su stereotipi che si consolidano a partire dall'educazione, quindi dalla famiglia, come anche nella chat vedo che c'erano un dibattito che si apriva su questo tema, e si consolidano poi nell'ambito scolastico. Quindi è fondamentale, è emerso come fondamentale il tema della comunicazione, quindi di come questi temi vengono appunto comunicati. Ce lo ricordava ora proprio l'ultima relatrice Paola Velardi, facendo molto riferimento anche ad aspetti proprio di divulgazione, no? Quindi le serie TV, non è una banalità, insomma, anche come rappresentiamo la realtà in maniera, attraverso strumenti che arrivano ai ragazzi, no? Quindi anche appunto le serie TV, la pubblicità, sono tematiche fondamentali. E il tema dell'orientamento all'interno appunto della scuola e naturalmente quindi il tema della percezione, che riassume un po' tutti questi aspetti, una percezione che passa dall'educazione, dalla comunicazione, dagli stereotipi che diffondiamo sia nella famiglia che nell'ambito appunto degli ambienti di formazione. Sono quindi degli spunti che adesso io rilancio e rimando per la seconda parte dell'evento, durante la quale avremo gli interventi dei rappresentanti di organizzazioni, delle organizzazioni che fanno parte della Coalizione Nazionale Repubblica Digitale. Ci sono alcune appunto organizzazioni che si sono prenotate a parlare, però naturalmente vi ricordo che se volete intervenire, visto che appunto l'obiettivo di questo incontro non è solo fare delle presentazioni ma attivare un dibattito, potrete segnalarlo in chat, vi prendiamo nota e vi facciamo commentare appunto le tematiche anche a voce, diciamo, quindi palesatevi, ecco, questo è un po' l'invito che vi diamo. E intanto io invece inizio appunto ricordando che la rapporteur di questa seconda parte è Francesca Meini di Fondazione Mondo Digitale, che dopo i vari interventi farà un intervento di chiusura, e proprio a lei però darei la parola per prima, quindi Francesca Meini, Fondazione Mondo Digitale, per portarci la loro visione, la loro esperienza su queste tematiche.
Sì, eccoci, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Lasciatemi dire che siamo molto contenti come Fondazione Mondo Digitale di partecipare a questo workshop su un tema così importante come quello del divario digitale di genere, proprio perché è un tema su cui la Fondazione Mondo Digitale lavora da tantissimi anni con azioni sia di sensibilizzazione che formazione che partono dal mondo della scuola primaria per arrivare poi fino al mondo dell'università e anche a quello dell'impresa. In particolar modo siamo qui oggi e aderiamo proprio alla coalizione di Repubblica Digitale con il programma Coding Girls, che è un programma ormai insomma che portiamo avanti da tantissimi anni. Siamo giunti all'ottava edizione, nato proprio per accelerare la parità di genere nei campi della scienza e della tecnologia e per avvicinare le giovani ragazze, le giovani studentesse proprio a quelli che sono i percorsi di studio e le professioni in ambito scientifico e tecnologico. Ora, se mi consentite una riflessione, quello che è, diciamo, è emerso oggi, no, anche negli interventi che mi hanno preceduto, è che sicuramente la trasformazione, diciamo, la pandemia ha accelerato in qualche modo la trasformazione digitale a livello globale, lo ha fatto anche in Italia, aumentando però e anche inasprendo in qualche modo diversi divari, diverse disuguaglianze, tra cui proprio anche la disuguaglianza di genere. Però allo stesso tempo la pandemia ha anche posto, diciamo, sotto una nuova luce, ha posto nuovamente in maniera diciamo preponderante sotto i riflettori la questione proprio dell'empowerment femminile e della parità di genere. Abbiamo ricordato varie azioni, varie strategie, no? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui la parità di genere e l'empowerment sono proprio delle tematiche trasversali a tutte, orizzontali proprio a tutte le missioni, no? del piano. Pensiamo alla nuova legge sulla parità salariale, pensiamo alla strategia nazionale sulla promozione delle pari opportunità. Pensiamo anche, non lo abbiamo citato, al Women 20, no? Che proprio quest'anno in estate si è tenuto per la prima volta in Italia e appunto si è parlato proprio di queste tematiche. Quello che però è ancora evidente è che nonostante tutti questi sforzi siamo molto in ritardo, no? Il World Economic Forum dice che ci vogliono 135 anni se continuiamo di questo passo per raggiungere la parità di genere, e ovviamente tutte sappiamo che non abbiamo questo tempo, non ce lo abbiamo soprattutto adesso, perché adesso è il momento, come dicevamo, delle opportunità, è il momento in cui si parla di transizione digitale, è il momento in cui si parla di transizione ecologica, in cui si parla di 4 milioni di nuovi posti di lavoro che arriveranno entro il 2025. Quindi quello che è chiaro è che anche le nostre ragazze, le giovani ragazze, devono farsi trovare pronte a questo cambiamento. Allora, se mi piacerebbe condividere con voi un incontro che noi di Fondazione Mondo Digitale abbiamo fatto la scorsa settimana in occasione proprio della conferenza di lancio dell'ottava edizione di Coding Girls con Linda Laura Sabbadini, che tutti voi sapete essere insomma la direttrice centrale dell'Istat e anche chair proprio del Women 20. Allora vi leggo, sono proprio due righe, quello che la Sabbadini ha detto alle ragazze, alle Coding Girls: gli stereotipi non li possiamo eliminare, ma li possiamo comprimere aumentando la nostra consapevolezza e soprattutto la nostra conoscenza e formazione. Voi ragazze potete combatterli investendo sulla vostra formazione e preparazione e su voi stesse con passione e convinzione. Ecco, è proprio questo che noi cerchiamo di fare ormai da 8 anni con il programma Coding Girls, cioè cerchiamo di creare dei contesti che possano essere favorevoli, facilitanti a partire dalla scuola, affinché le bambine, le ragazze, ma permettetemi di dire tutti i ragazzi, tutti gli studenti, possano arrivare a scegliere liberamente, con libertà, con responsabilità e con cognizione il proprio futuro. Coding Girls nasce nel 2014, nasce da un'iniziativa della Fondazione Mondo Digitale, ma supportato fin da subito da Missione Diplomatica USA in Italia, dal MIUR, da Microsoft e da Roma Capitale. Sono tantissimi gli ingredienti del programma Coding Girls: sicuramente formazione, e soprattutto formazione in ambito STEM, competenze digitali, soft skills, ma soprattutto formazione alla pari. Crediamo moltissimo nella formazione peer-to-peer, quindi le ragazze che diventano facilitatrici della tecnologia con le altre ragazze, quindi ragazze che vanno ad insegnare alle loro coetanee o alle compagne più giovani. Parliamo tantissimo all'interno di Coding Girls di orientamento sia universitario che alle professioni del futuro, e parliamo tantissimo di role modeling. Secondo noi funziona molto la proposta di modelli positivi, di modelli di successo, di donne in diversi settori della scienza e della tecnologia, ma anche con diversi ruoli. Quindi facciamo incontrare le ragazze
con dottorande, con ricercatrici in ambito universitario, fino a manager di grandi aziende. Ma ciò che credo che contraddistingue di più il programma Coding Girls è un po' la capacità che nel tempo ha avuto di creare e allo stesso tempo alimentare delle cordate educative che, come dicevo prima, partono davvero dal mondo della scuola e mettono insieme mondo della scuola, mondo dell'università, mondo del lavoro, ma anche terzo settore, non profit. Ad oggi Coding Girls ha tantissime ambasciate, aziende, organizzazioni pubbliche, ci sono 32 atenei italiani all'interno della cordata educativa a supporto di Coding Girls, e nel tempo è riuscita anche a trasformarsi, non è solo un grande programma nazionale, ma ha saputo anche diventare, ha avuto anche delle declinazioni, se così si può dire, a livello tematico e a livello territoriale. È il caso ad esempio del progetto Code and Frame for Self-Empowerment che portiamo avanti da 2 anni con Eni, all'interno del quale le Coding Girls si appassionano anche a quelli che sono i temi della sostenibilità, della transizione energetica. Oppure è il caso, è l'esempio di quello che stiamo facendo con un programma di sperimentazione triennale insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo su Torino, dove stiamo sperimentando il programma con 600 ragazze di 10 scuole torinesi, e per la prima volta stiamo appunto guidando anche una valutazione dell'impatto, quindi stiamo capendo attraverso una valutazione dell'impatto del programma come migliorano le abilità proprio legate in questo caso alla programmazione, al coding delle ragazze e dei ragazzi che partecipano al programma, e sono diciamo risultati abbastanza soddisfacenti, passiamo dal 6 al 19% in questo seconda annualità, e soprattutto misuriamo l'impatto del programma sulle scelte universitarie delle ragazze, e anche diciamo cerchiamo di analizzare in che modo il programma Coding Girls rende le ragazze e soprattutto i ragazzi più consapevoli delle questioni di genere. Quindi chiudo, perché penso di aver, Michela, di aver sforato assolutamente, diciamo portando all'attenzione il concetto di rete. Noi crediamo fortemente che una chiave di lettura possibile sia proprio quella della rete, capace di appunto creare alleanze ibride tra pubblico e privato, iniziative che sono capaci di diventare sistemiche, di attrarre anche investimenti diversi sul territorio e di generare valore. Grazie. Grazie, grazie Francesca. Poi ti darò la parola alla fine del giro tra gli altri e delle altre persone che si sono candidate a parlare. Passo quindi la parola a Floriana Ferrara di Fondazione IBM, e con un progetto che appunto si chiama, un'iniziativa che si chiama Nerd, non è roba per donne, e Skills Build. Quindi anche a lei insomma rilancio la palla sulle sollecitazioni emerse finora per raccontarci la loro visione e la loro esperienza. Grazie Michela, buon pomeriggio a tutte. Io sono Floriana Ferrara e sono una diversamente giovane, ho 53 anni, ma sono una diplomata in informatica, una laureata in informatica da sempre, quindi lavoro nel mondo dell'informatica. Sono una donna che prima non aveva coraggio, che come diciamo prima anche nella chat, ma poi ha preso coraggio e ha cominciato a 30 anni a sottomettere il primo brevetto, e questo mi ha portato ogni anno ad avere un brevetto. Adesso sono una delle pochissime donne inventrici nel mondo della tecnologia con 21 brevetti. Quindi e vi assicuro che quando mi presento in una devo presentare il mio progetto, mi presento in qualche posto dove c'è un dibattito sull'innovazione, si aspettano il dottor Ferrara con i suoi 21 brevetti, e nessuno mai si aspetta che quel dottor Ferrara sia donna. Ora, qua potrei continuare raccontandovi anche, citandovi anche degli aneddoti molto, molto divertenti, ma questa era per dire che una cosa che ho sentito molto forte sulle mie spalle. Il progetto NERD non è roba per donne, qui abbiamo la professoressa Velardi, proprio nato alla Sapienza. È un progetto che compie 10 anni, è un progetto che vuole far sì che le ragazze delle scuole superiori, 15, 16, 17, 18 anni, con la scusa di avere quelle ore di PCTO, perché comunque le deve invogliare, si concedono il beneficio del dubbio nello scoprire se le materie STEM, ed in particolare in questo caso l'informatica, sia roba per loro. Quindi che cosa facciamo?
Siamo in 30 territori italiani differenti, in collaborazione con 30 atenei, tutti di informatica. Siamo alla Ca' Foscari come la Bicocca, come la Sapienza, come Tor Vergata, ma Federico II, Ingegneria Informatica Politecnico di Bari, siamo Politecnico di Ingegneria a Palermo, ma siamo anche a Catania, siamo a Sassari, ma soprattutto siamo anche a d'Alessandria, siamo a Camerino, siamo a Cosenza, siamo a Catanzaro, siamo in tutti, abbiamo cercato di arrivare in tutte quelle università dove raccogliamo le ragazze delle scuole superiori di quei territori, siamo andati con i propri centimetri, facendo sì che non debbano spostarsi per più di 100 chilometri le ragazze. Perché? Abbiamo scoperto che le ragazze pensavano che se si volevano laureare in informatica dovevano andare per forza nelle grandi città. Spesso non tutte hanno una condizione economica che gli permette di studiare a Milano, studiare a Roma. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato, mentre stiamo insegnando le ragazze, facendo assaggiare le ragazze cosa significa essere una donna nel mondo dell'informatica, cercando anche di far capire che nel loro territorio c'è università dalle quali loro potrebbero andare. Quindi, appunto, dicevo, l'Università di Vercelli, l'Università di Verona, ma tantissime sono quelle nel meridione. Questo permette loro di avvicinarsi. Che cosa insegniamo loro? Una cosa molto semplice, a istruire un'intelligenza artificiale. Le ragazze creano una chatbot e adesso, ritornando a quanto le ragazze siano molto sensibili e si emozionano sui temi del sociale, vi racconto che nel 2021 le ragazze che hanno vinto hanno creato una chatbot che aiuta le donne a rispondere a domande di donne che hanno subito, per aiutarle contro la violenza domestica. Quindi pensate, una chatbot che si autodistrugge dopo che le donne l'hanno utilizzata nel loro cellulare, in maniera tale che chi sta abusando di loro non possa scoprire che le donne stanno cercando aiuto. Quindi una sensibilità, se pensate, queste ragazze avevano 15 anni. Siamo arrivati a 17.000 ragazze quest'anno, partiremo di nuovo a gennaio con la nuova edizione e si sono pre-iscritte 12.000 ragazze, ma ogni giorno ne abbiamo sempre di più. Queste ragazze ci lasciano senza parole, perché noi, con la scusa, dicevo prima, del PCTO, le chiamiamo all'interno del nostro progetto e poi invece scoprono di essere portate. Ma non vengono, non cerchiamo solo le ragazze dell'ITIS o del liceo scientifico applicato, loro già sanno di essere portate per probabilmente queste materie. Ma andiamo nel liceo classico, nel liceo artistico, tutti quei luoghi, tutte quelle scuole in cui le ragazze pensavano di non essere portate per le materie STEM e quindi per l'informatica. Vi cito soltanto un risultato fra tutti: il Politecnico di Bari, l'Università di Bari, Politecnico aveva 0-1 ragazze iscritte ogni anno a informatica, ingegneria informatica. Da quando facciamo il progetto NERD hanno il 40%, 35-40% di ragazze iscritte, e sono tutte ragazze che negli anni precedenti hanno fatto il progetto NERD. Siccome ogni anno abbiamo 800 ragazze solo in Puglia, vi lascio immaginare i numeri. Invece, quindi questo era il progetto NERD. Invece Skill Build è una cosa molto importante, perché dicevamo per esempio all'inizio di questo collegamento che molte donne hanno perso il lavoro causato da questa pandemia, perché o le loro aziende hanno chiuso, le loro fabbriche hanno chiuso, o anche perché si sono dovute dimettere, hanno dovuto lasciare il proprio lavoro per la cura dei propri figli. Io sono una donna fortunata, perché io ho preso il mio PC, sono entrata in casa e da quel momento in sicurezza ho continuato a lavorare. E insieme a tantissimi volontari, noi abbiamo 5.000 volontari con i quali facciamo il progetto NER, perché ci siamo sentiti fortunati, noi di IBM insieme a tantissime altre, un network veramente immenso. Oltre all'università c'è Generali, c'è Banca Intesa, c'è Enel, insomma veramente tantissime realtà che ci stanno aiutando, anche se Optimist, CTech come associazioni al femminile. Abbiamo capito che dobbiamo dare una mano alle donne, anche quelle che ormai sono su con l'età, o perlomeno non sono più nelle scuole superiori. E allora questo progetto, questo Skill Build, è una piattaforma di IBM gratuita, aperta a chiunque,
affinché tutte le persone che ne avessero bisogno potessero farsi degli skill su delle competenze digitali che aggiunte al proprio curriculum rendesse i propri curriculum più prezioso. Volevo soltanto dire che cyber security, design thinking, intelligenza artificiale sono quei corsi, ripeto, gratuiti, così come il progetto NERD, sono quei corsi che hanno fatto maggiormente i nostri persone che chiamiamo studenti che si sono registrati, è una cosa incredibile che vi volevo condividere è che il 61% sono donne. Quindi mentre queste donne sono a casa, curano la loro famiglia, hanno perso il loro lavoro, si stanno preparando su competenze digitali per tornare presto nel mondo del lavoro più preparate e con delle competenze differenti. Vi faccio un esempio per tutto, una ragazza che aveva perso il proprio lavoro, si occupava di roba tessile, perso lavoro, sul proprio curriculum ha aggiunto anche questa competenza di corso di cyber security fatto, lei ha trovato lavoro perché in un'azienda in cui assumono e hanno 10 persone, avere una dei loro dipendenti che è anche brava in cyber security gli ha fatto la differenza. Quindi veramente ci tenevo a condividere, ma soprattutto condividere che le donne, sia quelle piccole delle scuole superiori, ma anche quelle più grandi, non si arrendono e soprattutto si rimettono in discussione e si preparano per arrivare nel mondo del lavoro di nuovo. Grazie. Bene. Grazie mille Floriana. E le donne non si arrendono, insomma, è una bella chiusura del tuo intervento. Allora, dunque, passerei la parola a Claudia Canali. Claudia Canali, perché diciamo si era iscritta a parlare, so che deve poi lasciare la call e quindi la riunione, e quindi le anticipo il suo intervento. Università di Modena e Reggio Emilia per l'iniziativa Ragazze Digitali. Grazie di essere qui, e mi fa molto piacere poter parlare di questo progetto Ragazze Digitali, che nasce nel 2014, ha compiuto 8 anni. E da cosa nasce? Nasce dal fatto che parlando con le ragazze delle scuole superiori avevamo l'impressione che non scegliessero, diciamo, un percorso di informatica perché si sentivano di non avere le competenze, c'è poca conoscenza dell'informatica, purtroppo spesso a scuola non si fa, come è stato detto più volte, e quindi non si sentivano capaci, diciamo, di intraprendere un percorso del genere senza conoscere effettivamente che cosa significa mettere le mani sull'informatica. L'altro grosso ostacolo che ci è risultato evidente è stato quello della mancanza di modelli femminili, perché effettivamente a partire dai docenti stessi, insomma, i modelli che vedono in questo campo sono quasi tutti maschili. Quindi nel 2014 il professor Colaianni dell'Università di Modena e Reggio Emilia, del mio dipartimento, ha ideato questo camp in collaborazione con un'associazione femminile, IWMD del territorio, un'associazione di volontarie che è stata fondamentale nel supporto anche di questo progetto. E nasce quindi così questa idea da parte loro di fare un summer camp, proprio in stile di un camp estivo dedicato alle ragazze di terza e quarta superiore di qualunque scuola superiore, come si diceva prima, anche ragazze che non hanno mai toccato, diciamo, l'informatica, per portarle all'università e farle toccare con mano in modo anche attrattivo, divertente, creativo, che cosa sia l'informatica. Ecco, abbiamo fatto una scelta, e il nostro progetto rispetto ad altri che sono stati menzionati è sicuramente, diciamo, da un lato più limitato in estensione territoriale. Siamo partiti fino al 2018, eravamo soltanto sulla città di Modena a fare questo camp estivo che aveva fra i 35, 50, 60 iscritti all'anno a seconda dell'edizione, via via crescente, ma volevamo fare un'esperienza che toccasse davvero le ragazze, che lasciasse un segno. Quindi abbiamo deciso di fare un summer camp molto lungo, un mese di summer camp. Quindi fra giugno e luglio, appena finita la scuola, per un mese, in modo completamente gratuito, le ragazze venivano ospitate dal lunedì al venerdì, quindi quasi un full time, diciamo, all'università a fare attività come programmazione di videogiochi in Python piuttosto che programmazione di macchinine o robottini con Arduino. Quindi, diciamo, attività molto divertenti che mettevano in luce anche la multidisciplinarietà o la creatività dell'approccio all'informatica e anche il fatto di poter lavorare in team. Lavoravano a piccoli gruppi e ogni gruppo, diciamo, ideava completamente da zero il progetto, che fosse appunto il videogioco o il robottino.
E, fra l'altro, l'altro punto appunto, fondamentale era l'esposizione a modelli di ruolo femminili, cioè durante il summer camp, così come negli eventi promozionali, abbiamo sempre invitato donne che hanno successo nel campo dell'informatico, della tecnologia o dell'ingegneria, perché portassero la propria esperienza. Mi fa molto piacere che mi abbia preceduto oggi tra gli interventi Floriana, perché è stata in uno degli ultimi anni proprio una delle nostre speaker d'eccezione agli eventi di Ragazze Digitali. Ecco, dal 2018 siamo riusciti ad estendere i finanziamenti poi di fondazione, di comuni, di associazioni che ci hanno supportato sul territorio, questo progetto alle città di Reggio Emilia, dove abbiamo aperto un'altra sede, e di Cesena con la collaborazione della professoressa Carbonaro dell'Università di Bologna. Ora, nel 2019, quindi abbiamo esteso molto il numero di iscritte che hanno partecipato, poi è arrivata la pandemia e abbiamo portato avanti lo stesso il camp in modalità completamente online nelle ultime due edizioni. Ecco, questo è stato importante perché ci ha fatto anche cogliere la differenza di impatto che siamo riusciti ad avere sulle ragazze, perché come si diceva prima, l'importante è anche fare, diciamo, una valutazione a volte di questa attività e un follow up. Ecco, noi facciamo un paio di questionari ogni anno per cercare di capire, oltre che il gradimento, ma quale impatto queste attività hanno sulle ragazze, e in termini di conoscenza maggiore dell'informatica, che ripeto è un grosso stimolo poi a proseguire in un percorso di questo tipo, ma anche di aumento della self-confidence, aumento delle soft skill e orientamento nelle scelte future. Ecco, la cosa che abbiamo valutato e che mi sembra importante qui sottolineare è che anche l'attività online, che noi pensavamo meno efficace, molto meno efficace in questo senso, posto che abbiamo mantenuto nell'attività online l'approccio progettuale e a gruppi, quindi abbiamo cercato di mantenerne la modalità e il cuore di questo summer camp, in realtà anche la modalità online ha dato ottimi risultati nell'ottica di orientamento, un orientamento attivo, e anche nell'ottica di incremento, diciamo, della propria self-confidence e della capacità di mettere le mani sull'informatica e di sentirsi diciamo, più tranquille nell'approcciare questa materia. Ecco, il nostro obiettivo, il nostro sogno a questo punto sarebbe, ci stiamo lavorando, di portare questo summer camp ad essere un progetto a livello regionale, e quindi coinvolgendo gli altri atenei della regione e cercare di tornare in presenza, ovviamente con questo summer camp, perché abbiamo visto che diciamo, l'attività in presenza a livello di coinvolgimento, a livello di impatto, comunque resta preferibile, come ci aspettavamo da un certo punto di vista, ma mantenere anche parallelamente una versione online, perché la versione online ci ha permesso di abbattere veramente le distanze. Alle ultime edizioni del Summer Camp hanno partecipato ragazze da tutta Italia e fondamentalmente raggiungendo 200 iscritte nell'edizione 2021. E per un totale in questi 8 anni, fra presenza e versione online, di più di 700 ragazze che hanno partecipato all'iniziativa. E quindi noi speriamo, insomma, di portare avanti questo progetto. E vi voglio, diciamo, lasciare con una frase detta da una delle ragazze che ha partecipato al Summer Camp, che mi ha sempre molto colpito. E mi ricordo uno dei primi videogiochi sviluppati in Python da un gruppo di ragazze del liceo classico, quindi ragazze che non avevano mai toccato nulla di informatica, un videogioco che hanno intitolato Penelopea. Fondamentalmente è la storia di Penelope che si stanca di stare ad aspettare il ritorno di Ulisse e parte per mare e vive le sue avventure, dove le avventure hanno vari schemi di gioco con vari trabocchetti, indovinelli e labirinti. E il commento, diciamo, delle ragazze quando hanno nella giornata finale presentato il loro progetto al pubblico in questa festa finale, che è l'ultima giornata del camp, è stata che le donne hanno in mano gli strumenti per cambiare il loro futuro, e se le cose come stanno nel presente non vanno bene, allora devono armarsi e cercare di cambiare le cose. Questa è la nostra esperienza. Grazie, molte grazie. Allora, prossimo intervento programmato, abbiamo Monica Cavallini di Regione Liguria con il progetto Scuola Digitale. Sì, buongiorno, grazie. Adesso mi metto la vista perché non riesco. Ok, perfetto.
Buongiorno, allora intanto ringrazio e colgo l'occasione veramente per tanti spunti molto interessanti. E in particolare io rappresento il progetto Scuola Digitale di Regione Liguria, che diciamo agganciandomi ad alcuni interventi che mi hanno preceduto, vuole andare in concretezza su quello che è costruire un immaginario e delle abilità a partire anche dai primi cicli, anzi soprattutto dal primo ciclo scolastico. Quindi io, anche per essere molto breve, vi condividerei immediatamente quello che in Liguria stiamo facendo, che è proprio un'azione STEM Up alle ragazze, che peraltro ho già presentato ad Anna Brancaccio e anche a Nello, oggi l'ho mandata perché con l'occasione abbiamo avuto anche adesso ad Orientamenti in Liguria l'opportunità di fare già dei laboratori, e volevo, così per essere un po' concreta, farvi vedere quello che appunto noi abbiamo già pronto e che di fatto è a disposizione di tutti, nel senso che allora noi in Liguria abbiamo, questo è il sito di Scuola Digitale Liguria, che è un progetto che la Regione Liguria finanzia già da parecchi anni, dal 2016. Sostanzialmente noi abbiamo una community molto grande, oltre 5.000 docenti in Liguria di tutti gli ordini e gradi, e collaboriamo con loro, addirittura alcuni docenti fanno parte del progetto su incarichi specifici per sostenere l'innovazione digitale nelle scuole liguri. In particolare noi abbiamo creato, a partire dall'8 marzo, che è una data simbolica, un vero e proprio percorso che potete trovare qui nel sito. Ora chiedo a Maila, la mia collaboratrice, di mettere nella chat i vari link, così poi possono essere recuperati. Di fatto noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che servisse qualcosa di concreto da dare in classe ai docenti, e quindi abbiamo costruito un kit che sostanzialmente appunto si attua attraverso questo percorso, dove ci sono varie milestone a partire dall'8 marzo all'ultimo che abbiamo fatto Orientamenti, dove qui potete vedere questo kit, sono degli strumenti che abbiamo costruito insieme ai docenti da dare ai diciamo alle scuole che vogliono aderire e ai docenti, con delle schede attività, e soprattutto è un processo che ha un accompagnamento all'uso delle risorse proposte e anche un follow up finale. Qui c'è un modulo per richiederlo, alcuni contenuti sono pubblici, quindi possono usarli qualsiasi docente di tutto il paese, ma alcuni invece, tipo le schede attività di accompagnamento, dove qui avete le anteprime, noi chiediamo che venga esplicitamente fatta una richiesta per poter fare quel monitoraggio e vedere poi se effettivamente abbiamo impattato in qualche maniera su questa costruzione, prima di tutto dell'immaginario, l'abbattimento dello stereotipo, e poi anche partire con delle abilità affinché le ragazze le bambine si sentano sicure già a partire da piccole, per combattere quell'ansia che poi abbiamo riscontrato nel ciclo delle superiori. Quindi qui sul sito ci sono tutti i contenuti, ci sono poi anche le attività correlate, perché in Regione Liguria c'è anche un'attività che si chiama proprio Progettiamoci il futuro di Orientamenti, che con cui collaboriamo per scardinare gli stereotipi, portare dei testimonial di valore in classe, eccetera. Quindi in particolare noi abbiamo già fatto adesso ad Orientamenti, che è proprio qui, l'abbiamo fatto adesso il 18 novembre, e qui ci sono già tutti i contenuti. Abbiamo raccolto 36 ragazze e studentesse in presenza, c'erano 240 classi collegate a distanza e 200 visualizzazioni contemporanee, dove due colleghe di Liguria Digitale, che è la società in house che conduce il progetto di cui io faccio parte, come potete vedere, hanno presentato le loro esperienze, una è videomaking, l'altra è sull'internet e il web, quindi addirittura un lavoro un po' tipicamente maschile, per creare appunto delle attività laboratoriali, e poi abbiamo dato delle schede di accompagnamento che stanno svolgendo queste classi della Liguria, con cui noi poi faremo dei follow up e degli approfondimenti. Quindi adesso interrompo la condivisione. Quindi ecco, io volevo in qualche maniera rappresentare il fatto che
fatto salvo tutti i dati che, come abbiamo visto anche noi, abbiamo valutato negli ultimi 10 anni, non si sono mai scostati sostanzialmente da quelle percentuali secche, no? Dove noi siamo comunque molto bassi. Abbiamo provato in Liguria ed è a disposizione anche nell'ottica del riuso, perché tutto sommato in questa maniera il riuso ha anche un senso, no? Dal punto di vista dei progetti regionali. Questa occasione di poter sfruttare degli strumenti con degli accompagnamenti affinché sia pronto, per esempio, per dei docenti che non hanno ancora approcciato questi temi, un lesson plan in pratica, qualcosa con cui loro possono già andare in classe e attivare le lezioni. Quindi poi noi facciamo questa operazione più concreta proprio a livello di ciclo di istruzione, quindi primo ciclo e secondo ciclo. Quindi qui faccio un invito a Fondazione Mondo Digitale, ho visto che i collegamenti di Gender, di Coding Girl, ce li avete solo con l'università in Liguria, col Dibris e del DITE, peraltro il DITE non esiste più come codifica. Se volete prendere contatto magari anche invece con la parte di Regione Liguria, noi potremmo partecipare in questa rete e questo network, che poi sostanzialmente è un po' quello che si è detto, no? Bisogna fare un po' una rete su questi temi per disinnescare quelli che sono gli stereotipi, ma anche poi l'operatività concreta. Faccio presente che una delle operazioni che abbiamo in campo ora molto interessante è un look femminile per gli istituti tecnici. Abbiamo degli istituti tecnici che in Liguria stanno preparando diciamo delle attività che le ragazze svolgeranno per suggerire agli istituti tecnici come cambiare il look, perché è vero che non dobbiamo essere connotate dal femminile, ma è anche vero che in qualche maniera abbiamo bisogno che gli ambienti degli istituti tecnici superiori siano accoglienti, dove le ragazze non si sentano in qualche maniera ghettizzate. Ecco, io poi non mi voglio dilungare, nel senso che ho fatto mettere tutti i riferimenti, e quindi se c'è interesse ringrazio per l'occasione. Grazie mille Monica Cavallini. E allora, sempre proseguendo negli interventi, do la parola a Isabella Chiodi di Informatici Senza Frontiere, che anche lei tra un po' deve scollegarsi, e quindi la facciamo parlare subito, per l'iniziativa Coding nelle scuole. Prego Isabella. Non sentiamo, ha l'audio spento, deve attivare il microfono. Ecco, mi sentite? Ora sì, grazie. Benissimo. Grazie a tutti e grazie dell'invito. Io credo che ormai sia, dopo 2 ore di meeting, sia già stato detto tutto, e sono molto d'accordo con molte delle affermazioni. E tra le parole mi sembra più gettonate, visto che si cercavano i due hashtag o le due parole di riferimento, credo che senz'altro una delle due non possa che essere comunicazione, una comunicazione che sia molto più accattivante anche per il genere femminile. Io rappresento Informatici Senza Frontiere, che è un'associazione a livello, una ONLUS a livello nazionale, e che, la quale sostanzialmente sfrutta le competenze digitali dei suoi iscritti e cerca non solo di divulgarle, ma di applicarle per le categorie più fragili, con l'obiettivo di, diciamo, superare il digital divide. Ci sono anche iniziative che sono mirate a prevenire il digital divide, e sono quelle che noi facciamo con le scuole. È già stato detto, il progetto maggior spicco e di riferimento in questo contesto e per i temi che stiamo trattando è Coding nelle scuole. È un progetto che è partito 4-5 anni fa a livello provinciale e che adesso si è espanso a livello regionale. Contiamo nel 2022 di averlo a livello nazionale. In che cosa consiste? Consiste nell'andare a insegnare coding Scratch a bambine e bambine dagli 8 ai 13 anni. Il perché lo abbiamo ormai acquisito anche oggi? Perché è una finestra di età molto fertile, dove non hanno ancora attecchito stereotipi e paradigmi culturali.
Mi pare fosse la professoressa Velardi che diceva alle superiori il danno ormai è fatto e condivido appieno. Però in quella finestra dagli 8 ai 13, quindi diciamo gli ultimi anni della primaria, i primi anni e la scuola secondaria di primo grado possono essere terreno fertile. A conferma di questo dico che nel corso degli anni noi abbiamo visto le performance delle ragazzine migliorare grandemente. Inizialmente erano solo i maschi che brillavano, nell'ultimo concorso, poi fra un secondo vi dico come è fatto il progetto, nell'ultimo concorso noi abbiamo avuto la piena parità con dei lavori fatti dalle alunne bellissimi. Tra l'altro a me piacerebbe usare due minuti poi per mostrarvene uno che credo parli molto più di molte parole. Il progetto è un progetto che inizialmente si rivolgeva agli alunni, alle alunne e alunni delle scuole, come dicevo, poi su incoraggiamento degli insegnanti, ma soprattutto per scalare, per poter avere un impatto nel territorio, abbiamo capito che noi eravamo molto più efficaci nell'andare a insegnare il coding agli insegnanti, non gli animatori digitali, che comunque già un po' lo sanno, ma gli insegnanti delle varie materie curricolari, per usarlo come un linguaggio in più, un linguaggio più accattivante per i ragazzi, per lavorare in campo di italiano, matematica, lingue, eccetera. E quindi il nostro progetto oggi, un progetto che auspichiamo di scalare continuamente e replicare, è una fase 1 in cui si fanno i corsi per gli insegnanti, una fase 2 in cui li si affianca durante la restituzione dell'insegnamento ai ragazzi e alle ragazze, e una terza fase che lanciamo verso la fine dell'anno scolastico, che è un concorso per gli alunni su dei temi particolari che ogni anno vengono scelti. Nel anno scolastico 2020-2021 i temi erano due, uno di questi che mi piace citarvi è l'agenda 2030 dell'ONU. In particolare i ragazzi potevano scegliere i vari obiettivi. Direi che nella stragrande maggioranza le ragazze hanno scelto l'obiettivo numero 5 e il 10, che riguarda la superare il divario di genere e che, dico io, come sottotitolo e come sottotitolo di obiettivo ha anche quello di emancipare donne e ragazze rafforzando l'utilizzo, lo sto leggendo per usare le parole dell'Agenda 2030, emancipare donne e ragazze rafforzando l'utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolar modo tecnologie della comunicazione e dell'informazione per emancipare la donna. Quindi una ragazzina che impara a codificare e che nel far realizzare il suo progetto si ispira a questo obiettivo, ha realizzato il filmatino che io vi manderei in onda ora, prima e con il quale concluderei il mio brevissimo intervento. Mi piace citare la ragione che ci ha mosso a partire con questo progetto ancora 5 anni fa. Eravamo consapevoli che la scuola italiana purtroppo era in ritardo. Ci siamo documentati su quello che accadeva all'estero. In particolar modo ci ha colpito molto un esperimento fatto in Germania in cui veniva promosso un corso di coding sempre nella scuola secondaria di primo grado e la comunicazione era stata particolarmente curata. Il corso, anche perché alle spalle aveva una ricerca. Il corso diceva, corso di programmazione per andare a sviluppare la programmazione per un drone. Corso di programmazione per andare a sviluppare una robottina che presti aiuto agli anziani. Vi lascio immaginare come sono andate le iscrizioni. A conferma che il modo in cui io comunico uno stesso percorso formativo, che è quello del coding, possa fare realmente la differenza. Aggiungo una seconda iniziativa che Informatici Senza Frontiere sta mettendo in campo nel 2021 e contiamo di replicare. Rientra nell'ambito del PCTO e in questo caso facciamo dei webinar rivolti a studentesse, chiaramente delle scuole secondarie e superiori, andando ad illustrare la ricchezza della rete in termini di ricerca di lavoro, costruzione del proprio curriculum e autoformazione. In queste invitiamo usualmente delle testimonial giovani. Questa mattina ce n'era uno di questi, abbiamo avuto una computer vision engineer, una ragazza che si occupa della parte visuale,
E nella volta precedente abbiamo avuto una data scientist. Ecco, io credo che la capacità che hanno avuto queste due giovani informatiche, entrambe impegnate in campi direi all'avanguardia, nel comunicare alle ragazze adolescenti quanto è divertente il loro lavoro, quanto in realtà le competenze soft innate nelle donne di comunicazione, di aggregazione, siano indispensabili per raccogliere i dati e il contesto in cui i dati hanno valore, piuttosto che sviluppare quelle app che più di una ragazzina stamattina ha messo. Sì, io la uso, per esempio, per disegnarmi con le ciglia lunghe. Ecco, dietro c'è un'attività di visual computing. Quindi io vorrei concludere dicendo, senz'altro la parte di comunicazione per incoraggiare verso delle competenze informatiche credo sia alla prova dei fatti indispensabile. Quando questa è superata, abbiamo visto nei risultati che abbiamo portato in questi 5 anni come le ragazze riescano veramente a impegnarsi e a, direi, fregarsene alla grande di quello che lo stereotipo culturale dice quando si parla di informatici. Crediamo che questo possa essere senz'altro un percorso efficace. Ora, se ci riesco, vi faccio vedere uno dei lavori finalisti del 2021 fatto da una ragazzina di seconda media. Ricordo, il tema che lei ha scelto è Agenda 2030, obiettivo 5. Ok, sta andando. Lo vedete adesso? Ora sì. Sì, grazie, anche perché siamo... Ok, grazie. Grazie mille, sì. È di una ragazzina di seconda media. Bene. Solo fatto con programmazione Scratch e con un'ispirazione tutta sua. Ringrazio tutti anche per lei. Gli organizzatori. A presto. Grazie a lei. Allora, abbiamo ancora 4 interventi prenotati e do subito la parola, cerchiamo di stare nei tempi, sui 6 minuti più o meno come ci eravamo detti. E allora passo la parola adesso a Sabrina Scoma di Fuzzy Brains. Sì. E, prego. Salve, buonasera a tutti e a tutte. Io sono Sabrina Scoma, faccio parte di Fuzzy Brains, sono segretaria dell'associazione e collaboro negli eventi appunto che realizziamo. Collegate insieme a me in questa sessione plenaria ci sono anche le mie colleghe che si occupano di Fuzzy Brains insieme a me, che sono Fiorella De Luca e Ambra Sonon, e però diciamo oggi la portavoce la faccio io. La nostra associazione diciamo che inizialmente è una no profit che si occupa di diversità e inclusione nel settore tech, con l'obiettivo diciamo di contribuire ad abbattere il divario di genere, appunto, che è l'argomento di cui stiamo parlando oggi. E tutto, diciamo, la nostra attività è iniziata inizialmente con i workshop Django Girls. Django Girls è una community internazionale che si occupa appunto di realizzare workshop di programmazione inclusivi per donne, appunto utilizzando Django e Python. E la nostra associazione è nata per supportare questi eventi e portarli appunto in Italia. Siamo attivi diciamo dal 2015 e abbiamo portato i workshop Django Girls in giro, sono itineranti, in giro per tutta Italia.
e collaborando anche con università, tra cui anche l'Università di Roma 3. Allora, i nostri workshop di programmazione sono inclusivi per donne, ma in generale per tutte le persone, perché appunto diciamo i nostri meccanismi di accesso al workshop diciamo danno la precedenza alle ragazze, perché sappiamo che quali sono, insomma, ne abbiamo parlato fino adesso, i problemi di accesso alle opportunità, insomma, in ambito tech delle donne, ma non escludono, diciamo, le altre persone. E, abbiamo, diciamo, fino ad ora, volendo dare qualche numero, raggiunto tipo 700, più di 700 donne e più di 150 ore di tutorial, perché nelle nostre questi workshop durano appunto una giornata e nell'arco di questa giornata le ragazze seguono e le partecipanti seguono un tutorial che poi alla fine della giornata le porterà a realizzare un blog su cui poi potranno rimettere mano in un secondo momento a casa, continuando ad apprendere le tecnologie. E diciamo che le esperienze dei workshop Django Girls, diciamo che sono delle, cioè per le partecipanti, secondo la nostra esperienza, sono delle vere e proprie esperienze, perché non solo sono occasioni per le partecipanti di apprendere e avvicinarsi a queste materie, ma anche di muovere i primi passi nel mondo tecnologico. Durante i workshop noi ospitavamo e ospitiamo community del settore per loro erano anche, e le ragazze sono seguite da coach che le aiutano nello svolgimento del tutorial, e quindi si sono creati spesso rapporti di mentorship con cui appunto le ragazze hanno potuto muovere i primi passi appunto nel mondo tech, fare networking, perché fare networking è fondamentale. E diciamo che queste esperienze ci hanno insegnato, diciamo, un po' di cose, nel senso che spesso abbiamo avuto molte partecipanti che venivano da vari background. C'era chi era semplicemente un'appassionata, chi voleva ricollocarsi professionalmente, chi veniva dall'università, ad esempio, ma l'università, diciamo, non era stata inclusiva nei loro confronti, e venivano anche molto spesso anche sconfortate, no, dell'ambiente del settore, per come l'avevano conosciuto, diciamo, in ambito universitario, per poi ricredersi. Quindi noi siamo, cioè, crediamo fortemente in questo progetto e momentaneamente purtroppo siamo fermi a causa della pandemia, ecco. Non siamo riusciti a portare questi workshop in presenza, perché fondamentalmente appunto da sempre si svolgono in presenza, però contiamo presto di tornare a farlo. E da questo progetto poi è nato, diciamo, Fuzzy Brains come associazione si è evoluta naturalmente, siamo attivi a livello divulgativo tramite eventi che ormai che facciamo online, che speriamo di poter fare anche poi in presenza. Abbiamo un canale YouTube dove è ricco di interventi divulgativi sul tema. Interveniamo nelle scuole, negli eventi di settore e ci occupiamo di workshop, sì, Django Girls tecnici in generale, perché ci siamo occupati anche, abbiamo collaborato con la community di GenroPy, che è un framework in Python con cui abbiamo proposto anche workshop di tipo tecnico non legati a Django ma ad altre tecnologie. E facciamo però anche workshop più relativi alle soft skill, perché crediamo appunto che sia fondamentale, e quindi di public speaking, perché uno dei nostri obiettivi è anche portare più speaker donne nelle conferenze tecniche e nelle conferenze in generale. E a livello anche di sindrome dell'impostore, di self confidence e tutto questo. Sicuramente diciamo che secondo noi molto va fatto anche a livello di proprio di cultura e sensibilizzazione della diversità,
anche negli ambienti universitari, no, perché si parla spesso insomma di fare processi di diversity management negli ambienti lavorativi, però anche a livello diciamo scolastico universitario è fondamentale, perché insomma i dati dimostrano che c'è un grande abbandono e ci sono insomma anche perché gli ambienti non sono inclusivi verso le donne, ecco, e quindi il succo diciamo del nostro intervento è questo. Poi crediamo che tutte le soluzioni proposte qui oggi siano, cioè, ovviamente valide, però ecco, secondo me a livello di cultura della diversità di ambiente proprio accogliente ci sono ancora tanti stereotipi, ecco. Grazie. E questo. Bene, grazie allora. Grazie a lei per aver partecipato. Passiamo a Bruno Tonello e Great Innova per il progetto Cittadinanza Digitale per STEM. Buongiorno a tutti. Appunto, io sono Bruno Tonello, rappresento l'associazione Great Innova, un'associazione nata da pochissimo, abbiamo un paio d'anni, operiamo nella provincia di Cuneo, e lo scopo principale della nostra associazione è quello di promuovere l'innovazione sul nostro territorio sui territori non metropolitani. Nell'ambito di questo scopo, quest'anno abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding supportata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo tramite Rete del Dono, per un progetto appunto di cittadinanza digitale per STEM. Questo rispetto a tutto quello che ho sentito oggi pomeriggio veramente è un progettino minimale, perché ho sentito di attività che sono da anni che si stanno sviluppando e stanno portando avanti questi argomenti. Noi abbiamo iniziato quest'anno con questa attività. In pratica questo progetto ha una duplice valenza. Una prima valenza di appunto di alfabetizzazione digitale per la cittadinanza, in particolar modo stiamo strutturando dei percorsi formativi per le persone adulte, e però in concomitanza abbiamo abbinato a questi corsi delle borse di studio per delle ragazze neodiplomate della nostra provincia, che hanno scelto di approcciarsi e di proseguire i loro studi in ambiti in materie STEM. Da quello che ho sentito oggi mi rendo conto proprio che, cioè, ci sono tantissimi progetti molto strutturati, molto approfonditi e che possono fare da faro per l'attività, per la nostra associazione e per altre associazioni come la nostra. Una cosa che mi ha colpito particolarmente di tutto il discorso che è stato fatto è proprio questo accento, questa focalizzazione sulla comunicazione, perché in effetti mi rendo conto che se si riuscisse proprio ad anticipare la creazione di questi stereotipi che poi si sviluppano nell'ambiente universitario e lavorativo, quindi andare a lavorare già nei primi anni scolastici, sicuramente questo è, a mio parere, un approccio assolutamente corretto e che potrà dare sicuramente dei risultati molto molto interessanti. Io mi fermo qua perché il tempo comunque è breve. E diciamo il nostro aspetto è molto minimo rispetto a tutto quello che appunto ho già sentito, però sicuramente ottimi spunti per portare avanti altre iniziative da parte nostra. Grazie ancora. Certo, no, ogni contributo sicuramente è prezioso in questo contesto, anzi molte grazie per aver partecipato. Allora, prossimo intervento segnato è Lorena Di Stasi per il progetto Women Ignite Relationships, mi sembra, se leggo bene, e le do subito la parola così ce lo racconta lei di persona.
Buonasera, buonasera Michela, grazie, grazie per l'invito, molto molto apprezzato, davvero, se non fosse per il fatto che la nostra esperienza, che vi racconterò in pochissimi minuti, è veramente molto controcorrente rispetto a tutto quello che di estremamente interessante ho sentito in queste ore, questo pomeriggio. È un'esperienza che non nasce dal mondo accademico e non è, devo dire, in alcun modo supportata dalle istituzioni, benché con questo bel progetto insomma sentiamo di farne parte, per noi è molto importante. Ho ascoltato gli interventi precedenti e ho sentito che sono due sostanzialmente, a mio avviso, almeno così ho fatto il mio personalissimo riassunto, i driver imprescindibili per superare questo divario digitale, soprattutto nell'universo femminile, sono sicuramente la formazione e sicuramente la diffusione in tutti i modi possibili di una cultura di annullamento, di azzeramento di tutti gli stereotipi. Questo è, abbiamo visto, è stato fondamentale ed è fortemente portato avanti dalle azioni di tutti, di tutti voi, di tutti noi, insomma di tutti coloro che hanno parlato prima di me. La nostra esperienza dal mio punto di vista, e spero che questo contributo possa proprio essere utile in questo senso, mette in evidenza appunto la nostra esperienza un'altra leva fondamentale oltre alla formazione e oltre appunto allo zeramento degli stereotipi, che è quella del supporto reciproco. È un'esperienza tra le donne, è un'esperienza che sta offrendo il suo supporto dal 2013 per superare appunto il divario di genere, in particolare nell'ambito, o così almeno era nata, nell'ambito della comunicazione e del marketing digitale, quindi tutte quelle professioni legate a questo settore. Quindi in questa nostra esperienza le persone, le donne, non sono state spronate all'empowerment, non sono state stimolate in qualche modo a studiare o portate e incoraggiate all'azione consapevole, che, torno a dire, sono ovviamente tutti asset e driver importanti, ma alle donne è stato dato un contesto, come dire così, di fiducia, un'area, un luogo dove hanno potuto condividere e supportarsi. Vengo a dare il nome di questo progetto per la precisione si chiama Social Gnoc Women Ignite Relationships, e che cos'è? È una community, è un gruppo Facebook in realtà, quindi un luogo totalmente digitale, nato appunto nel 2013, creato come un luogo virtuale, quella che potrebbe considerarsi oggi la chat su WhatsApp, tra persone, donne, conoscenti, amiche o colleghe, che condividevano il proprio interesse verso le materie appunto di marketing digitale in tutte le sue sfaccettature. Questo gruppo, che è stato scelto diciamo come strumento, gruppo Facebook, perché è accessibile, facile, facilmente raggiungibile da tutte, si è rivelato essere in pochi mesi un luogo che attirava sostanzialmente la fiducia delle donne, luogo dove le donne potevano condividere le proprie esperienze legate al tema del marketing digitale, che era il tema appunto da cui siamo nate, e però poi nel passare del tempo ci siamo accorte che questo era un luogo dove le donne si sentivano a casa, dove si sentivano a cui si sentivano di appartenere in qualche modo, perché sentivano di condividere dei valori che a un certo punto abbiamo messo su carta, che sono tre: zero barriere, 100% supporto e easitudine, ovviamente una parola completamente inventata, che è un'attitudine alla leggerezza, alla semplicità, all'essere easy, per appunto. Quindi questa è un'esperienza, la nostra, 100% digitale, 100% ovviamente rivolta alle donne, che dopo pochi mesi si è estesa a tutte le donne, qualsiasi cosa facessero nella vita. È un'esperienza che sta validando quella che è stata poi subito nelle prime settimane, nei primi mesi, formulata come la nostra ipotesi, come il nostro presupposto, ossia che il divario digitale e il superamento di tutte le barriere, sociali, economiche, professionali che le donne incontrano, questo superamento può avvenire nel momento in cui si dà a disposizione delle donne un contesto che a me piace definire un contesto di fiducia,
un contesto in cui si sentono libere di poter condividere e di potersi supportare in ogni modo e di poter chiedere aiuto. Quindi Social Gnoc oggi non è più un gruppo Facebook, non lo chiamiamo più un gruppo Facebook, ma è ovviamente Social Gnoc è un nome ironico che nasce da questo nostro DNA, del mondo dei social ovviamente, è un contesto che si è espanso a tutto il livello nazionale, a tutto il territorio nazionale, è nato a Milano, io sono di Milano, è stato creato qui, ha aggiunto diciamo a quel suo gruppo iniziale, il motivo per cui appunto oggi la chiamiamo community, e community qui vorrei aprire una piccola parentesi ma tralascio perché so che è rimasto poco tempo, non è un audience, per essere molto sintetica lasciatemi dire, community non è un audience, non sono persone che ci ascoltano, non sono persone a cui noi deliveriamo dei contenuti, ma community è un insieme di persone che si relazionano tra di loro, a prescindere da cosa fa chi ha creato quel contesto. Quindi tornando a Social Gnoc, che è una realtà, una community vera, dove abbiamo creato poi anche degli spin-off, ad oggi, ce ne a partire dal 2018, quindi dopo 5 anni abbiamo iniziato a creare questi spin-off, oggi ne abbiamo 4 territoriali e 4 tematici, il primo è stato aperto a livello territoriale addirittura a Londra e poi abbiamo aperto altri spin-off territoriali. Che cosa succede all'interno di questa community? Poi se mi permettete magari vi lascio il link all'interno della chat. È un luogo dove le donne, e quindi vado a chiudere, dove le donne possono scambiarsi, condividere, supportarsi, chiedere qualsiasi genere di informazione. E questo a mio avviso sta dimostrando in questi 8 anni, a partire dal 2013, ha dimostrato che le relazioni sono un driver importante, da qui il nostro payoff, Women Ignite Relationships, le donne sono il motore, accendono le relazioni, sono ciò che mantiene le relazioni attive e questo è ciò che poi permette alle donne anche di intraprendere tutte le meravigliose iniziative che genereranno poi questo empowerment, che genereranno la formazione, la consapevolezza e tutto il supporto che è necessario a tutte noi all'interno della nostra società. Bene, molte grazie. Andiamo a chiudere questa serie di interventi con Barbara Simona Lecca di A Sapiens per il progetto SIRE, Scuola Internazionale di Robotica Educativa. Prego. Mi sente? Allora, non so se è ancora collegata. Avevo programmato il suo intervento. Allora, credo che probabilmente è rimasto in programma, ma poi non si è più collegata. E allora, io passo, quindi chiudo quindi il giro di interventi, se non, a meno che non mi segnalino che ci sia qualcun altro che vuole partecipare, ma mi sembra di no. E darei di nuovo la parola a Francesca Meini, di Fondazione Mondo Digitale, rapporteur di questa sessione di lavoro, per fare una sintesi finale degli interventi. Eccoci Michela, mi lasci un compito non facile, non è semplicissimo sintetizzare in maniera degna direi tanti spunti e le tante riflessioni emerse, però insomma ci provo dandovi alcuni highlight del pomeriggio. Partiamo dal contesto, siamo partiti quindi dal contesto di un'Italia digitale sicuramente in crescita ma molto in ritardo, poco competitiva, con una situazione molto critica sulla questione della parità di genere nel settore digitale. Un'Italia... Scusate, ho il video. Mi vedete? Avevo il video disattivato, sì, adesso mi vedete, ok, scusatemi. Un'Italia in cui ci sono però ancora tantissime opportunità occupazionali, nuove opportunità occupazionali, nuovi fondi per la transizione digitale, la transizione green, una crescita che ovviamente potrà essere considerata tale solo se saprà davvero essere inclusiva e partecipata, quindi se potrà contare sulla partecipazione di tutte le donne. Quali quindi le azioni auspicate, le priorità, gli asset principali che le varie organizzazioni aderenti alla coalizione di Repubblica Digitale hanno individuato? Dico alcune, quelle che mi sono sembrate diciamo accomunare i diversi interventi. Quindi in primo luogo la formazione a ogni età, in ogni luogo.
la promozione della cultura della diversità e di superamento di tutti gli stereotipi di genere e delle barriere. La creazione, la capacità, la possibilità di creare reti ibride, reti trasversali che partono dal mondo della scuola e riescono ad arrivare poi fino al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa. La necessità di iniziare a lavorare sul tema della parità di genere, ma anche e soprattutto sul potenziamento delle competenze digitali delle ragazze e degli studenti fin dalla scuola primaria. È quella considerata una finestra di età molto fertile da tutti, dove ancora non hanno attecchito stereotipi e paradigmi culturali ben precisi. Indicata da tutti, direi, i relatori, la necessità di migliorare la comunicazione per rendere più attrattiva l'informatica anche per il genere femminile. Diverse esperienze raccontate oggi dimostrano che quando le ragazze riescono a superare il primo blocco, il blocco dello stereotipo, dimostrano poi di riuscire molto bene anche nelle materie STEM, nell'informatica. Un'attenzione è stata segnalata, un'attenzione particolare dai relatori anche per quanto riguarda la formazione all'interno della scuola dei docenti. Dotare i docenti di competenze digitali solide e anche di strumenti innovativi per una didattica innovativa significa avvicinare fin da subito i più giovani alle potenzialità e alle numerose opportunità offerte dal digitale. Emerge trasversalmente l'importanza di un'esposizione a modelli femminili, modelli che possano essere anche di ispirazione per le più giovani, e concludo con la necessità di anche misurare l'impatto delle iniziative proposte garantendone sempre un follow-up preciso. Scusate, col microfono chiuso. Bene, grazie Francesca. Allora sì, mi confermano che l'ultimo intervento che era in programma prima del tuo non era più in agenda e quindi direi che abbiamo chiuso tutto il giro. Io vorrei solamente avere un riscontro del sondaggio che avevamo lanciato, quindi chiederei di mandarci, di restituirci se possibile la nuvola, diciamo, con le risposte. Avevamo chiesto appunto ai partecipanti quali azioni per superare il divario digitale di genere, siamo anche un po' curiosi di vedere se un po' tornano rispetto alle cose che ci siamo detti. Allora, questo è un po' il risultato appunto rappresentato con una nuvola. E allora, formazione e comunicazione effettivamente ci sono abbastanza evidenti, orientamento e grande evidenza, visto che abbiamo chiesto proprio azioni concrete al tema del software libero, free software e open source, quindi un soffermarsi proprio anche sulla parte di strumenti, in qualche modo, no? Che in realtà appunto è un'aggiunta un po' rispetto a quello che ci siamo dette in tutta questa serie di interventi. E Francesca, visto che hai chiuso, se ci sei ancora, chiedo anche a te un piccolo commento su questa nuvola e poi ci salutiamo. Eccomi. Eccomi, sì, ho dimenticato, devo dire, l'orientamento, che invece adesso lo vado subito ad aggiungere all'interno della sintesi. Mi ha dato lo spunto perché effettivamente anche nel programma di Fondazione Mondo Digitale Coding Girls, ma in tutti i programmi che ci sono stati mostrati, l'orientamento è davvero una caratteristica fondamentale, l'orientamento delle più giovani a percorsi di studio e a professioni che veramente aprono nuovi scenari, professioni che poi sono anche ben remunerate, professioni per cui ci saranno tantissimi posti di lavoro e per cui le ragazze hanno veramente diritto di accedere. Quindi orientamento alle professioni, orientamento universitario, e mi sembrano delle parole chiave assolutamente. Bene, grazie. Allora io chiuderei quindi qui questa giornata di confronto e di discussione. Siamo andati un po' lunghi, ma vedo che siete ancora tutti collegati, quasi, quindi c'è stato un grande interesse per il tema. Ringrazio tutte le relatrici e i relatori e i partecipanti che sono stati con noi e vi saluto. Naturalmente, come ha detto Nello all'inizio, l'appuntamento è con gli ultimi workshop in programma per questa settimana, che trovate sicuramente avete nel programma appunto dell'assemblea della coalizione Repubblica Digitale. Grazie a tutte e a tutti e vi auguro una buona serata.